Allora, noi ci siamo e quindi aspettiamo solo di avere tutti i parenti in modo da evitare gli assembramenti fuori e confusione in aula. Giusto qualche indicazione, perché come vi accennavo precedentemente, ci sono, non seguiremo pedissequamente l'ordine, ma aggregheremo anche in funzione di alcune esigenze che si sono palesate. In più abbiamo due candidate online. E le ascolteremo, la Commissione le ascolterà subito dopo il primo gruppo. Siete 18, faremo tre gruppi da 6, anche per snellire, ovviamente, evitare che siamo tutti fisicamente presenti a tutte le presentazioni. Quindi inizieremo il secondo gruppo con le candidate a Fortunato e Cozzolino, che sono in modalità online per le motivazioni previste dal decreto rettoriale del 27 agosto 2021. Quindi vi annuncio chi sono i primi, in modo tale anche da prepararvi e da avvisare eventuali, diciamo, i vostri accompagnatori. Saranno Alia Arianna, Argiro Chiara, De Marco Giuseppe, Golia Simone, Malagrinò Francesco Pio e Martinello Federico. Ci siete tutti? Ok, quindi se i vostri accompagnatori sono anche presenti, ci sono anche i vostri accompagnatori per le persone che ho nominato? Ok, quindi eventualmente possiamo iniziare, quindi la commissione c'è. Aspettiamo qualche minuto anche perché abbiamo bisogno del professor Ragnolo che si sta registrando, quindi giusto per tranquillizzarvi e per darvi tutte le informazioni. Ovviamente la commissione che è composta dal professor Cersosimo alla mia destra, dal professor Roberto De Luca, io sono Vincenzo Fortunato, ci conosciamo, il professor Maurizio Cerruto e poi alla mia sinistra ancora la professoressa Valeria Tarditi, la professoressa Gilda Catalano e il professor Flavio Ponte. Stiamo aspettando il nostro direttore, il professor Ragnolo, dopodiché iniziamo, vedrete, diciamo, poi la commissione si arricchirà di altri partecipanti. L'invito, ve l'ho già fatto prima, è essere tranquilli, è una cerimonia, è una festa e come tutte le feste va vissuta, merita di essere vissuta in tranquillità e poi con le persone, una volta che siete laureati, a voi più vicine e care. Sapete, ve l'ho accennato, che il 14 scade anche il bando per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale, per cui laureati e anche laureandi, se ci sono persone che conoscete, amici che si laureeranno entro il 31 dicembre, devono, non possono, devono necessariamente fare domanda entro il 14. Noi abbiamo un percorso che prosegue con la laurea magistrale in scienze delle pubbliche amministrazioni, è un percorso che mi sento di sponsorizzare per la qualità, diciamo, della docenza, i contenuti e soprattutto la coerenza con quelli che sono gli sviluppi recenti nel mercato del lavoro, soprattutto nella modernizzazione della pubblica amministrazione. Quindi speriamo di rivedervi e per qualsiasi cosa sapete di poter contare su di me come coordinatore, ma anche sui miei diciamo, colleghi che vi conoscono e vi seguono già dal vostro inizio della carriera accademica. Un'ultima considerazione, non avete purtroppo tantissimo tempo per presentare i vostri lavori, quindi ecco, concentratevi, l'avranno sicuramente già detto i vostri relatori, i vostri tutor, ma concentratevi ecco, poi sulle parti saliente. Possiamo iniziare, in attesa che venga riconosciuto, non dovremmo avere problemi. Allora, benvenuti di nuovo a tutti voi. Si può avvicinare la candidata Ali Arianna. Arianna, c'è qui il... Sia tranquillo. Ce l'ha fatta. Buongiorno. Allora, Lia Arianna discute un elaborato finale dal titolo. Sì, per parlare deve premere il pulsante così la sentiamo tutti. Lia Arianna discute un elaborato finale dal titolo I giovani e il lavoro,
quali opportunità in Italia. Il relatore è il professor Maurizio Ceruto, le diamo direttamente la parola per raccontarci di cosa parla il suo laboratorio. Ok, buongiorno. Allora, io vorrei partire con un'introduzione per quanto riguarda le politiche del lavoro, considerate come uno dei pilastri fondamentali delle politiche sociali nel nostro Paese, che si concretizzano in un insieme di misure e interventi di carattere pubblico finalizzate a regolamentare il mercato del lavoro, legiferando su alcuni temi, come per esempio il regolamento il funzionamento dei servizi per il lavoro, la disciplina in norma, cioè in materia di rapporti di lavoro, e anche norme in materia di sicurezza, salute e così via. Le politiche del lavoro si occupano anche di favorire e facilitare l'accesso nel mondo lavorativo di persone o comunque di soggetti economicamente più deboli o comunque che si trovano ai margini della società o del mercato. E anche il compito queste politiche di garantire delle forme di sostegno monetario e reddito verso i soggetti che appunto si trovano in difficoltà occupazionale, seguendo ovviamente i requisiti richiesti dalle specifiche normative vigenti. Quando parliamo di politiche del lavoro possiamo far riferimento a politiche attive e passive, dove le politiche attive possono essere considerate come quelle misure che vanno a incidere sul mercato del lavoro creando nuova occupazione. Quindi si tratta spesso di percorsi formativi, di tirocini e così via, mentre le politiche passive si occupano di sostegno monetario e reddito nei confronti dei disoccupati o comunque in chi si trova in stato di bisogno, seguendo uno schema assistenziale oppure assicurativo. Nell'ambito lavorativo diciamo che da sempre i giovani hanno avuto un po' più di difficoltà nel trovare occupazione per via di diverse cause, tra cui anche l'estendersi del lavoro in nero, cui spesso sono allegate misere paghe o comunque anche degli orari lavorativi o delle mansioni estenuanti. Inoltre i giovani non sono nemmeno legalmente tutelati, quindi potrebbero perdere la loro occupazione da un momento all'altro. Inoltre il nostro paese tende a non occuparsi dei giovani e questo lo dimostra un'analisi seguendo dei dati Istat, in base al quale nel 2008 il tasso di disoccupazione giovanile in Italia era pari al 21,2% e a fronte di una media europea pari al 15,9%, ma 10 anni dopo, quindi nel 2018, il tasso di disoccupazione in Italia è aumentato arrivando al 32,2%, mentre quello in Europa addirittura è diminuito arrivando al 15,2%. Quindi non mancano soltanto delle politiche efficaci, perché manca una vera e propria attenzione nei confronti dei giovani o comunque un approccio strategico nell'affrontare il tema della crescita con le nuove generazioni. E questo noi lo possiamo notare anche concretamente, per esempio notiamo che negli ultimi anni sono diminuite le nascite, la partecipazione dei giovani alla politica, la loro presenza nei processi di crescita del paese, mentre aumentano sfiducia e incertezza nei confronti comunque del sistema o delle istituzioni. Nonostante questo, un dato incoraggiante ci può essere fornito sempre da un'analisi Istat, in base alla quale si viene sottolineato come la disoccupazione in Italia esiste, però è comunque in costante calo rispetto agli anni passati. Basti pensare che nel 2019 il tasso di occupazione in Italia ha raggiunto un tasso molto elevato, superando il 77,3%. Ed è un dato incoraggiante se pensiamo che invece nel 2014 il tasso di disoccupazione era molto elevato, superando il 41%. Ovviamente questo non ci permette di pensare che stiamo tornando alla normalità, cioè all'epoca pre-crisi 2008, soprattutto anche in seguito agli ultimi anni dove per via della diffusione della pandemia da Covid i numeri relativi alla disoccupazione sono aumentati, non solo in Italia ma anche a livello ovviamente mondiale. Infatti, secondo l'Organizzazione per la Sicurezza e per la Cooperazione in Europa, il tasso di disoccupazione giovanile in Italia è pari al 33,8% a gennaio 2021. Nonostante questo, lo Stato italiano ha sempre cercato di emanare delle politiche che potessero favorire l'occupazione giovanile e infatti troviamo degli incentivi emanati appunto per risolvere questo problema, che vanno da sgravi contributivi per le nuove assunzioni all'emanazione del programma europeo di garanzia giovani.
Per quanto riguarda gli sgravi contributivi, troviamo l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile, emanato con legge 205 del 2017, nota come legge di bilancio 2018, la quale ha introdotto il regime un sistema di riduzione dei contributi previdenziali in favore di datori di lavoro privati che abbiano preceduto delle assunzioni a tempo, con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Questi sgravi si possono applicare nei confronti delle assunzioni che sono state effettuate entro il 31 dicembre 2020 verso i soggetti aventi fino ai 35 anni di età. Per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022 verso i soggetti aventi fino ai 36 anni di età, mentre per le assunzioni effettuate a partire dal 2023 si effettueranno verso i soggetti aventi fino ai 30 anni di età. Questa riduzione è pari al 50% della base contributiva del datore di lavoro per il medesimo rapporto, ma può essere elevata anche al 100% della base contributiva del medesimo rapporto per quelle assunzioni avvenute entro i 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio di quegli studenti che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di tirocinio o di apprendistato. Le posso chiedere una cosa un po' come chiosa del suo lavoro? Studiando questo tema, che è assolutamente centrale, soprattutto per le realtà del Mezzogiorno e la Calabria, cioè, pensa che le politiche attive, cioè quanto è stato fatto finora, sia sufficiente oppure bisognerebbe invece investire magari in qualche politica più selettiva rispetto a quello che, diciamo, è stato proposto? E poi no, secondo me bisogna investire in politiche ancora più selettive, soprattutto al sud. Infatti notiamo come anche alcune politiche sono state rivolte proprio verso il Mezzogiorno e la disoccupazione nel Mezzogiorno. E anche il professore Alessandro Rosina ha proprio esposto questo tema, affermando che mancano proprio le politiche efficaci e l'attenzione nei confronti dei giovani. Quindi secondo me... Benissimo, diciamo, in Calabria soprattutto tutto il lavoro si concentra su stage, tirocini... Sì, o comunque in nero. ...in cui anche l'università è compiuta. Sì. Grazie, benissimo. Ok, grazie. Faccio piano, Sì, però... Intanto si può preparare Chiara Argirò. Sì. Io intanto che arriva l'annuncio, così può fare con calma. Chiara Argirò discute un elaborato finale dal titolo Innovazione sociale, un tema tanto importante, insomma, sinteticamente descritto, ma ricco di significato. Il docente tutor, il professor Domenico Cersosio, a lei la parola per presentarci il suo lavoro. Ok, prego. Grazie. Allora, io vorrei partire da una breve introduzione al tema e osservare come la società in cui viviamo negli ultimi anni ha assistito a diversi cambiamenti epocali che hanno contribuito al mutamento delle pregresse condizioni socioculturali. Fenomeni quali l'allargamento della forbice della disuguaglianza un attimo, sono un po' emozionata. Ok. Esatto. O ancora il declino demografico sono alcuni dei problemi dominanti nel nostro tempo. Però purtroppo per troppo tempo le politiche pubbliche sono state disinteressate a tali cambiamenti e disattente ai nuovi bisogni emergenti all'interno della società. Solo recentemente si assiste infatti ad un'inversione dello sguardo, poiché aumentano i casi di auto-organizzazione di cittadinanza attiva da parte appunto di singoli cittadini che grazie alle proprie azioni riescono ad apportare un contributo positivo. Questi casi sono casi di innovazione sociale che però non si presentano allo stato puro, ma sono spesso nascosti tra il localismo conservatore. Ma che cos'è l'innovazione sociale? Non c'è un'unica definizione, perché il concetto di innovazione sociale è definito concetto ombrello, poiché fa riferimento a tutte quelle attività, sia a livello individuale, organizzativo o iter-organizzativo, che cercano una risoluzione ai problemi sociali.
Una definizione, diciamo, più attuale di innovazione sociale è quella contenuta in numerosi documenti della Commissione europea, che vede l'innovazione sociale come nuovi prodotti o nuovi servizi o nuove idee progettuali volte alla risoluzione, appunto, di bisogni in modo più efficace rispetto alle alternative esistenti, che tramite dei processi anche relazionali riesca ad apportare un contributo positivo, appunto, nella società. Da questa definizione possiamo trarre i tre elementi fondativi dell'innovazione sociale, che sono innanzitutto l'emersione di un problema socialmente rilevante che non ha avuto un'adeguata attuazione dal lato dell'offerta attuale. In secondo luogo, gli attori dell'innovazione sociale si caratterizzano poiché sono sia gli ideatori dei progetti ma anche i fruitori stessi, quindi viene rotta, diciamo, la classica dicotomia tra produttore e consumatore. E successivamente l'idea di cambiamento, che è intrinseca all'interno del concetto di innovazione sociale. Cambiamento che è visto non solo come un viaggio verso il miglioramento della propria condizione, ma anche come un nuovo metodo relazionale all'interno, appunto, della società tra i soggetti. Ci sono diverse fonti dell'innovazione sociale, perché l'innovazione sociale non deriva dall'azione dei singoli individui, ma nel corso della storia anche i cambiamenti a noi più recenti, magari derivano anche dall'azione congiunta di più individui. Si pensi per esempio ai grandi movimenti, come i movimenti femministi o i movimenti ambientalisti, che grazie appunto all'enfatizzazione su valori quali l'empowerment o il coinvolgimento diretto, riescono appunto a concentrare l'attenzione di migliaia di persone o di centinaia di leader d'opinione intorno a tematiche rilevanti, producendo nuove idee e progetti appunto da indirizzare alla società. Quando parliamo appunto di innovazione sociale possiamo rifarci anche all'innovazione organizzativa. Nell'organizzazione non vuol dire solo la creazione di nuove organizzazioni all'interno della società, ma anche il processo di rinnovamento che può derivare dalle preesistenti organizzazioni nel territorio. Un noto esempio è la nascita di Internet, che deriva appunto dall'azione congiunta tra l'esercito statunitense e appunto la NASA. Così anche come le cure più moderne alle malattie infantili magari derivano da processi di rinnovamento di organizzazioni ospedaliere appunto preesistenti all'interno del territorio. Dei report attuali sull'innovazione sociale in Italia hanno evidenziato come nel nostro paese sono presenti, nel 2015 parliamo, ben 462 progetti volti alla risoluzione di problemi collettivi. Questi progetti sono implementati sia a livello organizzativo, non solo da enti locali, ma anche per esempio da organizzazioni non profit o da istituti di ricerca e università, ma anche a livello individuale. Infatti i dati a livello individuale li possiamo trarre da una nota ricerca condotta sempre nel 2015, la quale ha utilizzato un nuovo metodo di campionamento ed è andata ad individuare ben 1062 soggetti presenti nel territorio italiano che possono essere appunto classificati come innovatori sociali. Ma l'innovatore sociale, diciamo l'identikit che esce appunto da questo metodo di campionamento dell'innovatore sociale, ci identifica come si tratta di soggetti soprattutto di nuova generazione. Parliamo infatti di persone nate dopo il 1980, quindi di una generazione diciamo sottoposta alle nuove tecnologie informatiche e comunicative, dotate di grandi capacità poiché diciamo hanno titoli elevati, titoli di studio molto elevati come appunto master o dottorato, e soprattutto è molto, diciamo, peculiare il loro legame diciamo con la base culturale della famiglia d'origine, perché tale ricerca ha evidenziato come diciamo gli innovatori più istruiti derivano appunto, hanno una base culturale d'origine molto, diciamo, elevata. E non solo, questi innovatori sociali sono delle persone che credono molto nei valori quali l'onestà e la legalità, infatti vanno a biasimare i comportamenti dannosi per la società, quali per esempio la corruzione, l'evasione fiscale, però nonostante questo alcune volte accettano dei comportamenti volti alla concorrenza con i loro competitors all'interno del mercato, come per esempio accettano i casi di concorrenza sleale, poiché hanno un'ottica e una visione di un mercato aperto. E quindi in cui tutte le risorse devono essere appunto condivise.
Il report sull'innovazione appunto sociale nel nostro paese evidenzia come i casi di innovazione sociale nascono nel nostro paese soprattutto a partire dal 2010, ovvero dopo la crisi sistemica finanziaria del 2008. Alcuni casi diciamo innovativi di innovazione sociale sono per esempio le pratiche di crowdfunding. Si tratta di microfinanziamenti dal basso, di persone che decidono di praticamente apportare del proprio denaro per sostenere gli sforzi di singoli soggetti o organizzazioni, proprio perché sono coinvolti emotivamente dalla causa del progetto. Consiste in una appunto raccolta fondi che utilizza come via fondamentale il web, e ci sono diversi tipi appunto di crowdfunding, letteralmente appunto vuol dire finanziamento da parte della folla, e colui che diciamo ha portato alla notorietà questa pratica anche in Occidente fu Barack Obama, perché all'epoca utilizzò proprio questo metodo per finanziare la propria campagna elettorale. A parte appunto questo, i dati ci evidenziano come l'Italia è il secondo paese al mondo per un numero di Fab Lab presenti. Col termine Fab Lab intendiamo dei laboratori dotati di macchinari a controllo numerico che riescono a tradurre il contenuto di file digitali in prodotti o servizi da erogare appunto alla cittadinanza. Certamente queste esperienze non possono competere con le grandi diciamo produzioni industriali, però sono appunto un esempio molto utile. Ok, per concludere. Sì. Sì, esatto. Sì, gli embrioni di allora, come abbiamo diciamo brevemente visto, queste fasi di innovazioni sociali partono da pratiche diciamo bottom up, che derivano dal basso. Anche diciamo, i soggetti pubblici però possono innescare il cambiamento tramite il supporto a questi innovatori sociali. Occorre appunto avvicinare gli innovatori sociali, così come avviene anche in altri contesti europei, al mondo appunto della politica e delle istituzioni, perché questi innovatori hanno molta sfiducia nelle istituzioni, perché così facendo diciamo l'innovazione sociale può essere vista come un'azione che riesce a ricongiungere i lati di quel triangolo tra Stato, rappresentanza politica e società civile. Benissimo, grazie. Ottima conclusione. Grazie a tutti. Grazie Chiara. Si può avvicinare De Marco Giuseppe. Giuseppe De Marco discute un elaborato finale dal titolo Democrazia e populismo. Il docente tutor è presso Francesco Ragnolo. A lei la parola per presentarci il suo elaborato. Prego. Sì, grazie e buongiorno al corpo docente e ai colleghi. Il mio elaborato parte da una riflessione della lettura di un libro di Nadia Urbinati, che è una storica del pensiero politico che ha scritto molto di politica e di democrazia. In particolare mi ha attratto un suo libro perché appunto trattava di un argomento che a me sta a cuore ed ha sempre attirato la mia attenzione, che è il populismo. Il populismo innanzitutto non è un fenomeno moderno, esso è sempre esistito, ha sempre solcato la politica nelle varie epoche storiche. Poi ovviamente ha avuto varie sfaccettature, si è sviluppato fino ad arrivare ai giorni nostri. Il populismo, il nocciolo del populismo si sviluppa in America Latina. In questo paese il populismo prolifera proprio perché negli inizi del Novecento si è dovuto scontrare contro le durissime leggi della globalizzazione e della modernizzazione. E quindi questo scontro ha scaturito delle fratture che comunque sono il segno di ogni società moderna, come per esempio capitale e lavoro, potere spirituale e potere temporale, oppure il passaggio dalla politica di pochi alla politica di molti. E il populismo, quindi, agli inizi dell'Ottocento in America Latina ha rappresentato una risposta a questi sommovimenti. Ed era quasi un riscatto sociale, un riscatto di sovranità popolare che i popoli dell'America Latina videro nel populismo. Ed è per questo che i vari Perón, Chavez in Bolivia,
oppure Vargas in Argentina, riuscirono ad acquisire il potere proprio facendo leva su queste problematiche scaturite dalla globalizzazione. Gli studiosi del XXI secolo, che sono appassionati e studiano a fondo il populismo, lo fanno principalmente per un mero scopo politico. La caratteristica peculiare dei populisti sono due i pilastri principali, per così dire. Innanzitutto il carisma del leader populista e secondariamente la maggioranza, il popolo che lo sostiene. Il populista senza un popolo che lo sostiene non sarebbe nulla. Infatti, una volta salito al potere, il leader populista tende a instaurare un legame continuo e duraturo con il popolo, con la sua maggioranza. Ed è per questo, ad esempio, che l'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, stava giorno e notte su Twitter a interloquire con i suoi sostenitori. Allo stesso tempo, anche Silvio Berlusconi, negli anni 90, una volta che è salito al potere, stava ore e ore nelle televisioni pubbliche e private per dibattere e argomentare i suoi discorsi politici. Nei paesi non pienamente democratici il populismo può sovvertire l'ordine istituzionale. Questo è stato il caso del fascismo, che infatti si è presentato dopo la Prima Guerra Mondiale come un vero e proprio movimento populista. Infatti questo piccolo movimento populista pian piano riuscì a prendere il potere e a sovvertire l'ordine istituzionale in Italia. Però c'è da dire che populismo e fascismo sono cose completamente differenti, pur accomunati da alcune analogie, come per esempio populismo e fascismo hanno un'avversione verso l'establishment, oppure verso chi li governa. Entrambi usano una retorica violenta per umiliare gli avversari e per reprimere il dissenso politico. E il fascismo, come il populismo, emerge per in condizioni di disuguaglianza sociale, politica ed economica. La differenza tra l'emergere del populismo negli stati europei invece che negli stati latinoamericani è che, mentre in Europa il populismo si è instaurato in un clima e in un contesto pre-democratico, in America Latina il populismo si è instaurato ed era intrinseco alla democrazia stessa. Infatti, Perón non... Scusa, questa è proprio la tesi, non dimentichiamo che tu stai facendo un elaborato della tesi, diciamo, sì, della Urbinati. Questo è proprio lo specifico della tesi della Urbinati, che da un lato si poneva il problema in chiave storica di fare il confronto con il fascismo, visto anche poi l'importanza che i movimenti fascisti avrebbero avuto in America Latina, sì, e naturalmente di guardare all'esperienza populista in America Latina, che fondamentalmente per la Urbinati è una forma di dialettica interna alla democrazia, sì, non necessariamente negativa. Questa l'ha portata a delle valutazioni, per esempio, non dico ottimiste ma positive, ma comunque accettabili del peronismo e della fase, sì, di quella fase storica, mentre alcuni altri autori considerano quella fase invece l'Argentina un regime autoritario. Sì, ovviamente. Quindi questo è un punto importante nel ragionamento che fa la Urbinati. Sì, certo. Il populismo è visto come un modo che serve a favorire un collegamento più stretto tra elite e popolazione. Certo, sì. Infatti l'Urbinati tendeva ad evidenziare appunto questo dualismo, per così dire, tra una fazione che critica il populismo e lo considera come una vera frattura della democrazia, se non il suo male, mentre l'altra fazione che addirittura la considera come una sorta di medicina attraverso cui poter curare le democrazie in declino. E quindi l'Urbinati argomentava, o comunque scriveva gli argomenti nel suo libro appunto in maniera molto obiettiva e lontano da ogni ideologia politica, che sia di destra e di sinistra, e tendeva a rimarcare questa distinzione, queste due fazioni. Per quanto riguarda sempre il populismo, una constatazione necessaria
è quella appunto di dover, cioè una peculiarità dei populisti è quella di argomentare il discorso politico con l'unico fine di accaparrare il consenso e trovare un popolo nel popolo, il cosiddetto popolo giusto. Questo perché si può considerare anche come un movimento che una vera e propria estrazione del popolo, con il dichiarato intento di modificare le istituzioni e imporre il proprio potere. Infatti è paradossale come il populismo possa diciamo invocare un'unità popolare e allo stesso tempo vuole rendere legittima il potere della maggioranza. Demagogia e populismo a volte si confondono, ma non sono la stessa cosa. Il demagogo in passato era colui che si presentava alle assemblee e stravolgeva l'ordine dell'assemblea con l'arte della retorica, con la sua oratoria. Però il demagogo, a differenza del populista, agiva in una cornice di democrazia diretta, quindi interloquiva direttamente con l'assemblea e quindi le parole e le azioni avevano un risultato istantaneo, per così dire, a differenza del populista che agisce in una cornice di democrazia rappresentativa e quindi le parole non hanno un effetto istantaneo e comunque si può dire che non hanno addirittura conseguenze. Quindi in conclusione... Sì. Questo è un po' il tema del un po' che chi chiude poi il libro dell'ordinario, perché poi l'ordinario si concentra sul tema del leader e sul ruolo delle forme dirette, tipo referendum e altro, ma anche sul ruolo dei media e dei social. Sì, nel XXI secolo i social e internet ha stravolto il ruolo dei leader populisti. Anche perché infatti la differenza tra populismo antico e populismo moderno è appunto l'aggressività e la pervasività delle sue manifestazioni, anche attraverso i social media. Ma che idea ti sei fatto guardando la realtà attuale, leggendo il libro dell'ordinario e altre cose che poi hai visto, che idea ti sei fatto del populismo? Cioè, qual è la tua impressione? Io penso che... Nel caso italiano oppure in generale? Perché per quanto riguarda il caso italiano penso che esistano vari tipi di populismi, quelli dai più deboli a quelli più beceri. Secondo me va combattuto il populismo becero, quello che usa slogan futili per cercare di risolvere problematiche impossibili come per esempio l'immigrazione. Quello secondo me è un populismo... Il populismo identitario. Mentre secondo me quel tipo di populismo che si batte per dare un reddito a persone che magari non si possono permettere un piatto caldo, quello diciamo è meno contrastabile, più legittimo diciamo. Certo. Violente, aggressive o quando diventa quasi etnico identitario. Sì. Infatti posso concludere dicendo che il populismo è una cattiva scuola politica, perché le sue manifestazioni, il suo dissenso verso l'avversario, il suo linguaggio violento ostacola quello che dovrebbe essere il naturale processo di deliberazione politica. Quindi occorre studiare il populismo non solo per capire le paure e le angosce verso la democrazia, ma è la premessa per capire le debolezze della democrazia e migliorarla senza mai abolirla. Grazie. Va bene, grazie a te. È il turno adesso del candidato Golia Simone. Ha ragione, saremo puntuali. Salve, buongiorno. Buongiorno Simone. Il candidato Simone Golia discute un elaborato finale dal titolo Gestione delle risorse umane, le politiche di compensation e le esigenze del lavoratore. Il docente tutor sono io. Simone, a te la parola per presentarci il tuo elaborato. Prego. Sì, io inizierei, diciamo,
dal dire che diciamo, questo discorso lo introdurrei parlando della qualità, di quanto sia importante appunto al giorno d'oggi la qualità all'interno delle aziende, di come questa si collega appunto con la gestione delle risorse umane, per poi passare nello specifico, andare ad analizzare i sistemi di compensation e le politiche di compensation e poi arrivare diciamo, ad una conclusione che si ricolleghi con la fase iniziale. Quando noi parliamo in linea generale della gestione delle risorse umane, stiamo parlando comunque di una funzione aziendale che si occupa appunto di gestire il personale. Non siamo però in presenza di un'attività di mera direzione del personale, ma siamo in presenza di un complesso di operazioni molto più ampio che diciamo inizia con la selezione, quello che poi potrebbe essere un eventuale reclutamento del personale per poi arrivare fino alla retribuzione. Appunto come dicevo prima, al giorno d'oggi centrale importanza nelle organizzazioni moderne l'assume proprio la qualità. Questo è divenuto un elemento fondamentale per poter guidare queste al successo, laddove la qualità è divenuta proprio un elemento diciamo importantissimo per essere competitivi nel mercato. Possiamo sicuramente affermare che un'organizzazione moderna che fa della qualità un suo punto di forza è necessariamente orientata al cliente. Ed essere orientata al cliente vuol dire che questo arriva a guidare implicitamente quelli che sono le scelte e i vincoli aziendali in un contesto in cui la qualità va a ricoprire quell'importante funzione di fare da tramite, ovvero da traduttore delle esigenze della clientela. Siamo in presenza appunto di una situazione, di uno scenario in cui all'interno delle organizzazioni un'ampia fetta di risorse umane è impegnata proprio nei rapporti diretti e indiretti con la clientela ed è per questo che proprio i dipendenti devono essere valorizzati nel giusto modo e per valorizzare significa anche diciamo, dare un giusto potere decisionale che gli permette di risolvere anche determinate situazioni laddove si venisse a rappresentare con appunto la clientela senza necessariamente dover passare appunto dalla direzione. In questo contesto una delle sfide più importanti sicuramente che le aziende devono affrontare è quella di riuscire a mantenere dei livelli di qualità, degli standard di qualità alti nel corso del tempo che gli permettono di essere competitivi nei mercati, in un contesto in cui come abbiamo visto quindi un'importante funzione è svolta proprio dalle risorse umane. Per far sì che tutto questo meccanismo funzioni al meglio appunto c'è bisogno comunque di gratificare e incentivare i lavoratori a fare sempre meglio, quindi si parla di incentivi professionali, incentivi anche finanziari, laddove questi si mostrino diciamo, particolare dedizione nelle tasche che vanno a svolgere e diciamo, particolari abilità proprio nello svolgere le operazioni che gli vengono assegnate dalla direzione. È per questo che vi parlo dei sistemi di compensation e di quanto siano importanti anche le politiche di compensation, adesso le analizziamo diciamo, più nello specifico. Quando parliamo di sistemi di compensation stiamo parlando di quei sistemi che si occupano di definire, valutare, valorizzare e misurare il contributo che le persone danno all'organizzazione. In questo contesto dobbiamo dire che questi sistemi non operano da soli, ma a fianco a questi ci sono una serie di decisioni di valorizzazione economica che vengono prese dalle aziende che insieme a questi sistemi vanno a definire il pacchetto complessivo di ricompense da riconoscere al lavoratore. Appunto parlando di sistemi di compensation e quindi di valutazione, una divisione diciamo, ideale che andiamo a fare, che vede diciamo, i sistemi di compensation essere proprio contrapposti, sono quelli diciamo, orientati alla valutazione delle posizioni e del ruolo ricoperto all'interno delle organizzazioni e quei sistemi che invece mirano principalmente a valutare gli attributi e quindi le skill dei lavoratori. Dobbiamo sicuramente dire che nella realtà dei fatti diciamo, questi due sistemi non si vanno ad escludere, anzi possono essere utilizzati anche contemporaneamente, ma sicuramente al giorno d'oggi c'è una leggera tendenza ad utilizzare e a valorizzare il ruolo ricoperto all'interno delle organizzazioni. Marsden ci fa notare come nel momento in cui un'azienda decide come distribuire le tasks all'interno dell'organizzazione, implicitamente e automaticamente sta andando anche diciamo, a definire quelle che saranno poi le regole per andare diciamo, ad attribuire le retribuzioni ad ogni ruolo ricoperto. Secondo un punto di vista diciamo, manageriale, possiamo affermare che esistono tre tipi di sistemi di compensation, quali questi sistemi di compensation si riflettono in tre tipi di valutazioni diverse che noi possiamo fare, e sono i sistemi di compensation basati sull'oggetto, quelli basati sul soggetto e i sistemi misti. Per quanto riguarda i primi e i secondi, quindi basati sull'oggetto e il soggetto, si differenziano principalmente per via del fatto che quelli basati sull'oggetto, quindi sulle mansioni, sulle posizioni, diciamo, si focalizzano principalmente sul
diciamo, andare a definire dei criteri, quali questi criteri poi sono atti a definire, diciamo, quelle che saranno le posizioni all'interno dell'organizzazione in ordine di importanza, a differenza di quelli basati sulle persone, che si focalizzano principalmente sull'andare a scomporre in attributi un ideale di persona, dove a questo attributo poi verrà ad essere, diciamo, associata una performance, quale la performance noi andiamo a trarre attraverso il comportamento che andiamo a tenere. Quelli misti invece, diciamo, vanno a mescolare entrambe le cose e vengono utilizzati principalmente per riconoscere all'interno delle organizzazioni quali vengono utilizzati. Possiamo dire sicuramente che valutare le competenze e le posizioni è importante, ma forse maggiore importanza l'assume proprio valutare le prestazioni, ovvero valutare la capacità dei lavoratori di raggiungere risultati, di soddisfare gli obiettivi che la direzione gli pone. Questo, diciamo, che all'interno della gestione delle risorse umane è uno strumento che a partire dagli anni 60 è stato introdotto e si è visto come uno dei più evoluti, nonché più utilizzati, proprio, diciamo, andare a collegare, fare un collegamento diretto tra la retribuzione e la prestazione, come, diciamo, anche stimolo proprio per fare sempre meglio al lavoratore, perché appunto così si va ad aumentare la retribuzione. In ogni caso, noi quando parliamo di valutazione, appunto, anzi soprattutto in merito a questa delle prestazioni, possiamo dire che si vedono contrapporsi i sostenitori dell'approccio soft della valutazione delle prestazioni e dell'approccio hard. Cioè, coloro che sostengono l'approccio soft vedono la valutazione delle prestazioni come uno strumento utile, diciamo, anche a lungo termine, in vista di performance future, e quindi, diciamo, anche come uno strumento di sviluppo e di formazione del personale. Coloro che sostengono l'approccio hard invece vanno a collegare in maniera molto diretta, diciamo, la retribuzione del dipendente con quella che è il raggiungimento degli obiettivi aziendali. In ogni caso, appunto, prima di quella che potremmo definire un'armonizzazione della gestione delle risorse umane, queste erano delle valutazioni riservate ai livelli, diciamo, manageriali, ai livelli direttivi, mentre ad oggi, diciamo, è estesa anche al di sotto, proprio per questa armonizzazione della gestione delle risorse umane a cui si è assistito. Per quanto riguarda le politiche di compensation, dobbiamo dire che le politiche di compensation vanno a trattare quello che è il rapporto che c'è tra la soddisfazione e la ricompensa, appunto, che un dipendente ha all'interno dell'organizzazione. Sono dei rapporti che sicuramente non sono facili da gestire, quelle delle, in linea generale, proprio l'argomento delle politiche di compensation e soprattutto questo rapporto, per via del fatto che questo comunque è influenzato da molti fattori, ma soprattutto, a parer mio, da due, che sono, diciamo, il rapporto che c'è tra l'aspettativa di ricompensa e poi quella che è la ricompensa reale, e quello che potrebbe essere un eventuale paragone che lo stesso dipendente va a fare con un altro dipendente di un'altra organizzazione che ricopre una posizione analoga e magari viene retribuito in maniera diversa. In ogni caso, noi dobbiamo vedere come le politiche retributive risultano essere molto diverse da un'azienda all'altra, quindi per poterle capire ed analizzare nello specifico dobbiamo prendere in esame tre elementi, che sono la struttura della politica, il livello della politica e la dinamica della politica. Per quanto riguarda la struttura della politica di compensation, in questo caso andiamo a parlare degli elementi che concorrono alla retribuzione totale, quindi stiamo parlando di tutti quanti quegli elementi che possono essere monetari e non monetari, che alla fine, diciamo, che all'interno della politica vanno proprio a definire quella che poi sarà la ricompensa e la retribuzione del lavoratore. E, diciamo, seguendo quello che potrebbe essere un eventuale schema evolutivo che c'è stato delle strutture delle politiche, vediamo come comunque si è passati da politiche che erano prettamente, diciamo, orientate alle performance, poi alle posizioni, fino ad arrivare alle skill. E infatti è proprio Mahoney che ci ricorda che molte strutture delle politiche sono innovative, come i sistemi skill based, che sono proprio la naturale contrapposizione ai sistemi basati sulla posizione, quindi puntano comunque alla valorizzazione proprio non tanto delle competenze quanto delle conoscenze in questo caso. Poi abbiamo altri tipi di sistemi, come i sistemi a retribuzione fissa e retribuzione variabile, dove la variabile, appunto, sta proprio nelle performance che si riescono a raggiungere, i sistemi two-tier, che vanno a differenziare i livelli dei neoassunti da quelli di coloro che stanno all'interno dell'organizzazione da più tempo e così via. Simone, come chiudiamo un po' il lavoro? Tu hai enfatizzato molto sono centrali, qualità, valutazione, sì, soprattutto non solo per il settore privato ma anche nelle pubbliche amministrazioni, sì, alla luce del nuovo managerialismo pubblico, di questo avvicinamento progressivo tra il pubblico e il privato.
Come chiudiamo un po'? Io chiuderei dicendo che, a parer mio, dei sistemi di ricompensa al giorno d'oggi dovrebbero aspirare ad alcuni elementi. Quali questi elementi e questi obiettivi sono? Innanzitutto una maggiore inclusione proprio dei dipendenti all'interno della creazione del sistema stesso, in modo tale da creare un sistema cucito su misura su coloro che lo dovranno ricevere. Secondariamente, dare più importanza alle decisioni in materia di politica retributiva che le aziende fanno, e più che altro a quello che è il significato che coloro che ricevono queste politiche potrebbero dargli a quella decisione, e andare ad adottare dei sistemi di compensation multipli che tengono in considerazione la pluralità di esigenze dei lavoratori. E concludo dicendo che, a parer mio, il benessere e la soddisfazione di un lavoratore al giorno d'oggi siano fondamentali all'interno delle aziende. Infatti, andare a creare un ambiente di lavoro di qualità, far sentire parte integrante del progetto che quotidianamente si porta avanti i dipendenti, e allo stesso tempo anche riuscire a soddisfare le esigenze laddove ce ne sia la possibilità, a parer mio è un investimento diretto che si fa proprio per avere successo, dove questo, ricordiamoci che è possibile al giorno d'oggi tenendo in considerazione molto il fattore qualità, e la qualità, ricordiamoci, che è gestita molto dalle risorse umane e da come noi gestiamo le risorse umane. Grazie Simone, hai anticipato i contenuti del corso della magistrale. Grazie ancora. Si può avvicinare adesso Malagrinò Francesco Pio. Francesco Pio Malagrinò discute un elaborato finale dal titolo Il modello sociale nell'Unione Europea, docente tutor del professor Maurizio Cerruto. Le diamo la parola per presentare il suo elaborato. Prego. Buongiorno a tutti. Allora, per capire il modello sociale dell'Unione Europea bisogna partire dalle origini. Infatti, innanzitutto bisogna capire come è nata l'Unione Europea e quali sono stati i suoi sviluppi. L'Unione Europea nasce da un processo di integrazione, e noi per integrazione intendiamo il mero processo di unione di enti in un unico ente, mentre per integrazione politica intendiamo l'interazione tra enti e la lascita di parte della loro sovranità a un ente sovranazionale. Per capire meglio ancora l'integrazione dobbiamo usare uno schema a tre dimensioni. Questo schema a tre dimensioni è formato dalla dimensione territoriale, ovvero quali stati ne fanno parte e quali stati ne sono usciti. Scusate, l'emozione. Il livello dell'autorità, ovvero che livello ha l'ente sovranazionale in determinati ambiti, è l'ambito dell'autorità, appunto, dove l'ente sovranazionale può attuare delle politiche. L'Europa, essendo un contesto che si è sviluppato nel corso del tempo, è stata molto influenzata sia da un contesto interno che da un contesto esterno. Se vediamo il contesto esterno, dopo la Seconda Guerra Mondiale, l'Europa era divisa in due e non ricopriva più la posizione di un tempo. Infatti, se da un lato si avevano gli Stati Uniti, dall'altro si aveva l'Unione Sovietica. Gli Stati Uniti, infatti, ebbero molta influenza, soprattutto sulla Francia, per la creazione di un ente sovranazionale. Mentre, se guardiamo al contesto interno, vediamo che vi erano due fazioni. La prima fazione, che proponeva un ente sovranazionale a livello globale, dove gli Stati perdevano la loro sovranità. Mentre dall'altro lato vi era chi proponeva un ente sovranazionale in maniera ristretta, ovvero soltanto considerando i paesi dell'Unione, dei paesi dell'Europa, ma in cui gli stati mantenevano la loro sovranità. Ma questo, tra le due opzioni, non venne preso in considerazione nessuna delle due. Infatti si optò per una terza via, ovvero quella di un'integrazione graduale, passo passo, ambito per ambito, non arrivando delineatamente a un contesto preciso e delineato. Il primo banco di prova per la creazione dell'Unione Europea è sicuramente il Trattato della CECA, ovvero della Comunità Europea per il del carbone e dell'acciaio, per lo sfruttamento delle risorse minerarie. E successivamente a questi vennero formati altri istituti per la cooperazione e la collaborazione tra più stati. Nel corso del tempo, molti stati si unirono ai sei stati fondatori. Difatti, si arrivò a un'integrazione quasi totale di tutti i paesi facenti parte del continente Europa.
fino al 1992, nel corso del tempo cercavano di costruire sia una moneta che un mercato unico. E nel 92, con il Trattato di Maastricht, vennero sanciti finalmente i pilastri dell'Unione Europea. E questi tre pilastri sono politica interna e giustizia, sicurezza e la comunità europea, appunto. I livelli nell'Europa dopo Maastricht si arrivarono ad altre, si ebbero altre forme di integrazione, anche e soprattutto in ambito sociale, anche perché le politiche sociali facevano già parte del Trattato di Roma. Ma prima di arrivare alle politiche sociali bisogna capire come è strutturato il livello di governance all'interno dell'Unione Europea. Infatti il livello di governance nell'Unione Europea è un sistema di multi-level governance. Infatti le sfere sono divise tra loro proprio come in ogni Stato facendone parte. Abbiamo gli istituti per la guida esecutiva che si occupano proprio dell'attuazione delle politiche. Abbiamo gli istituti di rappresentanza che sono quelli che si occupano appunto di rappresentare i cittadini che ne fanno parte dell'Unione Europea e prendono parte al processo decisionale. Poi abbiamo gli istituti di controllo, ovvero come la Corte dei Conti, che servono appunto a controllare sia le finanze degli stati che l'andamento delle politiche. E infine ci sono gli istituti e agenzie di controllo che hanno soltanto una funzione di consiglio per l'attuazione delle politiche. Il modello sociale dell'Unione Europea si sviluppa sin dagli anni 50, però a differenza della moneta unica o del mercato unico non si era mai avuto un grande progetto, nonostante questo già ne facesse parte. Perché si credeva che con il boom economico la disoccupazione che aveva preso piede in Europa sarebbe stata debellata. Ma questo non avvenne, così si passò al primo programma di azione sociale. Questo programma di azione sociale faceva riferimento alla discriminazione, ma soprattutto portava avanti le politiche sociali di lavoro e di occupazione. Di lavoro perché con la creazione del mercato unico tutti i lavoratori dell'Unione Europea facenti parte di qualsiasi Stato potevano spostarsi in un altro Stato sia per il periodo lavorativo che per il periodo non lavorativo e avere gli stessi diritti dei cittadini di quel paese, mentre per l'occupazione si ebbero delle forme di integrazione con i processi nazionali per l'occupazione. Ma i passi più grandi dell'Unione Europea non sono né quelli per l'occupazione né quelli per il lavoro, ma bensì quelli tra la parità di genere, ovvero tra la parità tra uomo e donna nelle attribuzioni del lavoro e nelle condizioni di lavoro. Infatti il primo passo che è stato fatto è quello della parità di retribuzione tramite una sentenza del Consiglio d'Europa e successivamente si ebbe anche la parità di tutti i diritti e delle relazioni sul lavoro. Successivamente l'Unione Europea prese in mano ancora di più la situazione denunciando, andando contro ogni discriminazione e puntando a un'integrazione completa anche dei cittadini non facenti parte dell'Unione Europea. Il modello sociale che si cerca di costruire è un modello sociale che ha preso piede, diciamo, nell'ultimo periodo, dal 2009 in poi, perché col Consiglio di Lisbona vennero sanciti i veri principi che sarebbero stati alla base per creare un modello sociale. Infatti nel corso del tempo l'Unione Europea non si è occupata solo dei cittadini che ne facevano parte, ma si è occupata anche degli stati tramite politiche per il welfare, per la globalizzazione e la modernizzazione. E questo principio di welfare ha portato gli stati ad avere politiche sociali verso i cittadini molto più inclusive, creando appunto dei modelli di welfare all'interno dell'Europa che andavano in contrasto sia con i sistemi asiatici che sono sviluppati nell'ultimo periodo, sia con i sistemi degli Stati Uniti. Questi sistemi di welfare hanno portato a creare appunto questo modello sociale dell'Unione Europea. Infatti non si parla più di un mero rapporto tra enti per il mercato o per la moneta, ma si parla appunto di una solidarietà tra stati, in modo tale per affrontare le avversità del tempo. E un esempio può essere sicuramente la pandemia da Covid-19, che ha portato un'integrazione tra stati, nonostante le varie divergenze che ci fossero, ha portato a creare dei programmi sociali per lo sviluppo futuro, come il programma Next Gen, oppure per il mantenimento del welfare degli stati, come il Recovery Plan. Grazie mille.
Va bene, e allora si può avvicinare Federico Martinello e con lui chiudiamo il primo gruppo, dopodiché la commissione si ritirerà qualche minuto per valutare e per poi proclamare tutti i candidati e le candidate che abbiamo ascoltato. Federico Martinello discute un elaborato finale dal titolo Lavoro e Industria 4.0, le nuove sfide della fabbrica digitale. Docente Tutor, sono io. A te Federico. Grazie. La parola. Allora, quando parliamo di Industria 4.0 ci riferiamo a un nuovo step evolutivo che interviene all'interno della catena produttiva e del contesto industriale. Questo ulteriore step evolutivo si verifica grazie all'introduzione di nuove tecnologie, quindi l'innovazione tecnologica che nel XXI secolo e ancora adesso sta governando, diciamo, i nostri tempi, apporta delle novità e delle innovazioni in ambito industriale. All'interno dell'industria entra l'automazione, quindi macchine che automatizzano interi compiti, intervengono gli algoritmi che controllano, valutano, diciamo, dedicano una maggiore attenzione a quella che è la catena produttiva e anche l'analisi e lo stoccaggio di informazioni attraverso l'utilizzo dei big data, quindi la possibilità di stoccare grandi quantità di informazioni e l'archiviazione di queste grandi informazioni. Per quanto riguarda questa innovazione in ambito industriale, va analizzata non soltanto per ciò che riguarda il contesto, appunto, di produttivo, ma anche per ciò che riguarda il contesto economico, sociale e culturale. Per quanto riguarda il contesto economico, notiamo come l'economia cambia, quindi per la presenza di queste innovazioni tecnologiche c'è bisogno di mutare qualcosa anche all'interno dell'economia, e quindi prendono più piede pagamenti con le carte per abbandonare la moneta in forma fisica. Per ciò che riguarda i cambiamenti sociali, la società cambia perché entra in contatto con queste tecnologie, quindi alle popolazioni vengono date in mano strumenti che prima d'oggi non erano presenti, e quindi le popolazioni hanno grandi compiti nell'utilizzo di queste tecnologie. Oggi non si può fare a meno, quindi tutte queste tecnologie sono tangibili, appunto la popolazione ha a portata di mano queste tecnologie. Il nodo centrale di questo elaborato è appunto il lavoro e l'industria 4.0. Il termine industria 4.0 compare per la prima volta in alcuni dibattiti politici in Germania e negli Stati Uniti, quindi è la politica che attenziona questa innovazione tecnologica e che, insomma, vuole, diciamo, dettare le regole che vadano a controllare questa innovazione tecnologica. Questa innovazione tecnologica e tutte queste novità fanno sì che si apra un dibattito a livello di qualità di lavoro e anche ambienti di lavoro. L'ambiente di lavoro muta e si viene a creare un ambiente di lavoro che prende il nome di cyberfisico, questo sia per la presenza di nuovi macchinari che, appunto, automatizzano interi compiti, ma anche per la sempre crescente possibilità di trovare all'interno di queste catene produttive quelle che sono le risorse umane, quindi il capitale umano. Si apre un dibattito perché l'utilizzo di queste innovazioni tecnologiche può portare sia aspetti negativi che aspetti positivi. Per quanto riguarda gli aspetti negativi, diciamo che si torna un po' a quelle che sono le visioni teoriche di Marx, quindi lo sfruttamento operaio, anche se in una nuova chiave, visto che sono presenti queste innovazioni tecnologiche. Però ci sono anche aspetti positivi. Questa automazione all'interno della catena produttiva, sì, è vero, elimina alcune mansioni, quindi alcuni ruoli vengono eliminati, ma diciamo che c'è un riequilibrio, perché se è vero che alcuni vecchi ruoli all'interno della catena produttiva vengono eliminati, queste tecnologie permettono al personale di essere maggiormente qualificato e quindi di sfruttare queste qualità e queste competenze creando nuovi ruoli. E quindi è per questa ragione che parliamo di riequilibrio tra uscita di alcune mansioni e ruoli dalla catena produttiva e l'ingresso di nuove figure. Il
personale all'interno di questa industria 4.0 deve essere altamente specializzato, quindi sono importanti le competenze tecnologiche che, diciamo, il capitale umano può portare all'interno della catena produttiva. Questa catena produttiva si basa su algoritmi che controllano, valutano e collegano diversi compiti che queste macchine possono attuare. Quando ci riferiamo alle macchine, non ci riferiamo a macchine come erano intese nel passato, e quindi all'evoluzione storica che comunque l'industria ha avuto con le tre grandi rivoluzioni. Queste macchine sono cambiate, riescono ad automatizzare interi compiti, e addirittura si pensa che nel giro di qualche decennio possano arrivare anche a risolvere problemi e quindi togliere la possibilità all'uomo di governare appieno le proprie qualità. Per quanto riguarda queste novità, ho analizzato due casi studio. Questi casi studio sono il caso dei rider, quindi dei ciclofattorini del cibo, e invece il caso dei corrieri Amazon, quindi dei drivers Amazon. Le ricerche si fanno presente che queste tecnologie possono portare aspetti negativi per ciò che riguarda il contesto dei rider. I rider non vengono intesi né come dipendenti quindi di queste grandi multinazionali del cibo, né vengono intesi propriamente come liberi professionisti, perché non hanno la possibilità di governare appieno i tempi di lavoro, questo perché sono gli algoritmi che governano questi tempi di lavoro. Ed inoltre questi ciclofattorini non hanno le biciclette fornite, l'attrezzatura di sicurezza non è fornita da queste multinazionali. Quindi diciamo che possono però trarre vantaggio da quella che è l'industria 4.0 e la fabbrica digitale. Ad esempio a Bologna si è creata la Riders Union Bologna, dove lo spazio urbano che viene vissuto da questi ciclofattorini viene sfruttato per creare gruppo, per essere coesi, per parlare delle problematiche. E quindi questo è come se riproponesse un po' l'idea di coscienza di classe che aveva Marx, ovvero riunirsi, capire che si è tutti uguali e tutti nella stessa posizione di svantaggio o di vantaggio che sia, e quindi poter usufruire di questa unione, di questa condivisione di pensieri per parlare di problematiche. A Bologna la utilizzano anche per aggiustare le biciclette o comunque le attrezzature che servono nel contesto lavorativo. Per quanto riguarda invece il caso dei drivers Amazon, qui interviene anche l'opera che i sindacati fanno in Italia. I primi stabilimenti Amazon vengono costruiti intorno al 2015 in tutto lo spazio urbano lombardo. Queste condizioni di lavoro, insomma, vengono fatte notare attraverso manifestazioni. I lavoratori cosa chiedono? Gli algoritmi non danno la possibilità di prevedere ciò che succede negli spazi urbani, non danno la possibilità di prevedere gli imprevisti. Quindi, diciamo, innanzitutto i lavoratori lamentano questo. E poi lamentano anche il fatto di dover sottostare a orari di lavoro estenuanti. E quindi i sindacati vengono a galla e rappresentano un'innovazione, perché molti lavoratori in Italia disconoscono il fatto che siano presenti i sindacati, la cui funzione principale è appunto raggruppare quelle che sono le problematiche di diversi gruppi di dipendenti e portarle, diciamo, a quella che è l'evidenza pubblica. Quindi diciamo che i sindacati hanno svolto un ruolo molto importante. Questa mobilitazione non deve essere vista come qualcosa di negativo, ma appunto deve essere vista come una mobilitazione attiva che possa apportare vantaggi ai lavoratori e migliorare la loro condizione. In conclusione, diciamo che per le attitudini che il corso di laurea ha fornito, un argomento come questo e un dibattito come questo debba
essere approcciato con un punto di vista multidisciplinare. Quindi non bisogna concentrare l'attenzione solo a quello che è il lavoro e l'organizzazione, ma appunto dal punto di vista multidisciplinare bisogna vivere questo fenomeno e, come dire, far sì che la politica possa dettare delle regole in modo sì sostenibile, e anche, diciamo, per far sì che tutte queste innovazioni tecnologiche che hanno cambiato il contesto industriale non tralascino la figura del capitale umano e quindi della qualità che all'interno della catena produttiva rappresenta il capitale umano. Grazie Federico, è molto interessante ovviamente il tema. Tu hai enfatizzato l'impatto, più testi, da Seghezzi, dalla nuova rivoluzione industriale, la nuova grande trasformazione ai classici, quindi era una passione che è stata poi si è tradotta in una lettura molto, molto ampia, considerato quello che noi richiediamo per la prova finale. Però ecco, enfatizza il ruolo della tecnologia, che come hai detto, ma anche le esigenze di governo di queste trasformazioni, dalle relazioni industriali, ovviamente al ruolo della politica, che in Italia è stato tardivo. Diciamo solo col piano Calenda si è parlato. Ok, grazie Federico. Noi ci ritiriamo per qualche minuto. Vi annuncio che poi, così si preparano, riprenderemo con i due candidati che sono in modalità online e poi proseguiremo regolarmente. Quindi qualche minuto di pazienza, ci ritroveremo per la proclamazione a brevissimo giro. Rimanete ai vostri posti, solo per esigenze vi spostate. Grazie. Scusate, cortesemente rimanete seduti ai vostri posti. Chi ha necessità dei servizi sono in corrispondenza di quella struttura in legno verso giù. Quindi pochi alla volta, non tutti insieme, potete approfittarne. E alla fine della seduta, cortesemente, rimanete anche ai vostri posti, vi faremo uscire pochi alla volta come siete entrati. Una raccomandazione, appena uscite, andate verso il parcheggio, non fermatevi qua davanti e andate oltre. In particolar modo, se i vostri parenti hanno coriandoli, che non dovrebbero essere usati, ma già li ho visti, sparateli il più lontano possibile dall'aula, cortesemente. Grazie.
i candidati, così li vediamo tutti insieme in piedi e procediamo alla proclamazione. Beh, voi adesso siete tranquilli, avete finito, quindi, come ci ricorda spesso il professore Cessosimo, è il momento dei festeggiamenti. Allora, scusateci, così si sente meglio, ma Ali Arianna, la commissione ha valutato positivamente il suo curriculum e la sua prova finale, pertanto in virtù dei poteri conferitimi dalla legge la proclamo dottoressa in scienze dell'amministrazione con la votazione di 110 su 110 e lode. Auguri e complimenti. Argiro Chiara, anche per lei la commissione ha valutato positivamente il suo curriculum e la sua prova finale e pertanto in virtù dei poteri conferitimi dalla legge la proclamo dottoressa in scienze dell'amministrazione con la votazione di 110 su 110 e lode. Auguri, complimenti. De Marco Giuseppe. Sì. Vabbè, stiamo. La commissione ha valutato positivamente il suo curriculum e la sua prova finale e pertanto in virtù dei poteri conferitimi dalla legge la proclamo dottore in scienze dell'amministrazione con la votazione di 99 su 110. Auguri. Golia Simone, centro. La commissione, anche nel suo caso, ha valutato positivamente il suo curriculum e la sua prova finale e pertanto in virtù dei poteri conferitimi dalla legge la proclamo dottore in scienze dell'amministrazione con la votazione di 108 su 110. Complimenti. Malagrino Francesco Pio. La commissione ha valutato positivamente il suo curriculum e la sua prova finale e pertanto in virtù dei poteri conferitimi dalla legge la proclamo dottore in scienze dell'amministrazione con la votazione di 104 su 110. Auguri. Chiude il primo gruppo Federico Martinello. La commissione anche per lei ha valutato molto positivamente il suo curriculum e la sua prova finale e pertanto in virtù dei poteri conferitimi dalla legge la proclamo dottore in scienze dell'amministrazione con la votazione di 110 su 110 e lode. Auguri ovviamente a tutti i candidati, le candidate, alle famiglie, immagino che festeggerete perché è un traguardo che merita di essere festeggiato, speriamo di rivederci continuando perché tutti i lavori hanno di fatto evidenziato l'importanza del capitale umano della formazione e quindi investite nella formazione e noi abbiamo un'offerta formativa che vi permette di continuare, ovviamente io sono di parte, scienze delle pubbliche amministrazioni, rimane il percorso preferenziale, c'è il direttore, quindi abbiamo un'offerta formativa vasta, ma ecco il vostro percorso oggi potrebbe approfondire molti degli aspetti già trattati. Grazie ancora, auguri alle famiglie di nuovo, noi continuiamo adesso con gli altri candidati e le candidate, ripartendo proprio dai candidati che sono in modalità streaming, cioè online, quindi a Fortunato Roberto e Cozzolino e poi proseguiamo. Dicevo, le candidate a Fortunato Roberto e Cozzolino Adriana, poi proseguiremo con tutti gli altri che diciamo, si presentano e ugualmente proclamazione, poi terzo. Qualche secondo per favorire un po' in modo. Sì, chiedo se sono già le candidate online, quindi tra qualche istante in modo da evitare come dire, assembramenti e quindi il rispetto del distanziamento. Benissimo, vedo la candidata, solo qualche istante. Arrivederci e di nuovo tanti tanti auguri per i vostri figli e le vostre figlie.
Allora, ho visto la candidata, ha fortunato Roberta, può accendere di nuovo la videocamera e l'audio. Buongiorno. Buongiorno. La candidata Roberta Fortunato discute un elaborato finale dal titolo La legislazione emergenziale. Il docente tutore, il professor Flavio Vincenzo Ponte, le diamo immediatamente la parola per presentarci il suo elaborato. Prego. Grazie. Buongiorno, buongiorno al corpo della Commissione. Innanzitutto ringrazio il professor, relatore di questa e per la disponibilità, l'attenzione e la gentilezza dimostrate durante la stesura del lavoro. Il presente elaborato persegue l'obiettivo di esaminare alcuni aspetti della legislazione emergenziale, in particolare la ricaduta sul mondo del lavoro. La pandemia causata dalla diffusione del Covid-19 ha avuto delle ripercussioni molto negative, in quanto le regole imposte dal distanziamento sociale hanno richiesto un cambiamento totale in tutti gli ambiti e in molti contesti, sia pubblici che privati, soprattutto per quelle attività in cui era già in atto da tempo una forma di attuazione parziale del lavoro agile in seguito alle direttive introdotte dalla legge 81 del 2017. L'obbligo del lavoro agile, oggi come meglio noto smart working, ha determinato la necessità del potenziamento della rete informatica e allo stesso tempo un incremento della formazione del personale, ovviamente non sempre preparato alle esigenze di un'informatizzazione sempre più pervasiva. Certamente non per tutte le professioni è stato possibile ricorrere a tale modalità, ma grazie al lavoro a distanza è stato possibile comunque erogare servizi essenziali nella pubblica amministrazione, come ad esempio nelle istituzioni scolastiche o come nel nostro caso nelle istituzioni universitarie, che grazie alla didattica a distanza abbiamo avuto l'opportunità di continuare il nostro percorso accademico. In modo da evitare quindi un blocco totale e un'ulteriore perdita sia a livello economico ma anche socioculturale. Pertanto non dobbiamo dimenticare anche che la possibilità di portare avanti tali attività essenziali a distanza tramite videoconferenze, videocall o comunque valendosi di altri strumenti telematici ha anche reso possibile una maggiore armonizzazione, una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. L'obiettivo del presente lavoro è proprio quello di mostrare come nell'ambito della legislazione emergenziale lo smart working, lavoro agile, seppur con tutte le problematiche ad esso annesse, abbia rappresentato e continua ancora oggi a rappresentare e costituire un efficace mezzo di svolgimento delle attività lavorative. Nel corso dell'elaborato ho cercato di stendere un quadro generale per delinearne i punti di forza e individuarne le criticità che consistono principalmente nella necessità di definire in modo più preciso l'aspetto giuridico, in considerazione del fatto che sebbene il Covid sia ancora drammaticamente presente nelle nostre vite e nella nostra società, ci si avvia ad una legislazione che vada oltre l'emergenza per far sì che il lavoro agile e smart working possa rappresentare una forma mentis non più imposta dall'alto ma adottata consapevolmente attraverso un accordo tra il datore di lavoro e il dipendente. Al fine di tracciare il percorso seguito dall'evoluzione della normativa, ho ritenuto opportuno delineare l'iter legislativo tracciato dai vari DPCM emanati in seguito alla necessità di ricorrere al lockdown per riuscire a fronteggiare la diffusione del contagio. Le misure individuate sono state comunque poi modificate nel corso del tempo e adattate alle esigenze di noi individui, della società e dell'economia. L'analisi condotta abbraccia un arco cronologico che parte dal decreto 23 febbraio del 2020 numero 6 e la normativa per i ristori per approdare fino alla suddivisione delle regioni in fasce in base alle ben note disposizioni che associano ad un colore il livello di emergenza connesso al pericolo del contagio. Nel proseguo della trattazione si evidenzia la legislazione precedente all'avvento del Covid al fine di evidenziare come la possibilità di fruire dello smart working fosse già contemplata nel nostro ordinamento, in quanto le ricerche statistiche che ho effettuato ne evidenziano un ricorso molto esiguo nel periodo compreso tra il 2018 e il 2019. Infatti il lavoro agile e smart working può essere ricondotto a una nuova mentalità aziendale diretta a proporne il potenziamento, intesa come evoluzione del telelavoro. In un primo momento rivolto soltanto ad individui con necessità generalmente legate allo stato di salute e successivamente esteso a un'ampia categoria di persone. Nell'ultimo capitolo si evidenzia come sia possibile pensare
ad un futuro in cui lo smart working possa acquisire o acquistare adeguata collocazione all'interno di uno scenario lavorativo ben organizzato e soprattutto regolamentato ad hoc per le esigenze legate ai cambiamenti che mutano costantemente l'assetto socio-economico dell'Italia ma anche di altri paesi. Infine, ritengo di poter affermare che nella prospettiva del rinnovamento e del ritorno alla normalità post-Covid rimanga un'unica certezza, ovvero che non sia possibile un ritorno al passato che escluda dall'orizzonte lavorativo lo smart working, in quanto si è trattato e si tratta di una rivoluzione che non possiamo cancellare, poiché esso ha contribuito comunque a mantenere il contatto con la società, con il mondo lavorativo e le varie istituzioni in un momento di blackout collettivo e di perdita di punti di riferimento. Grazie, ho terminato. Professor Ponte, vuole aggiungere qualcosa oppure... Sente, cioè sta chiedendo il professor Ponte, diciamo, qual è a suo avviso un po' l'auspicio per il futuro, visto che proprio in questi momenti il nuovo ministro, cioè nuovo, lo conosciamo bene, sta cambiando di nuovo le carte in tavola, invitando a ritornare tutti negli uffici. Quindi una chiosa, un po' una sua considerazione personale. La mia considerazione personale, auspico che comunque nelle nuove direttive appunto emanate dal ministro della pubblica amministrazione Brunetta possa aumentare le possibilità per tutti i lavoratori di usufruire dello smart working, non solo per chi ha problemi di salute in generale, ma anche altre categorie di lavoratori, sempre permettendo dalla prestazione lavorativa svolta. Va bene, la ringraziamo, a tra poco, diciamo, per la proclamazione. E passiamo adesso sempre in modalità streaming alla candidata successiva, che è Adriana Cozzolino, che invito ad apparire, diciamo, accendere il video e l'audio. Eccola, buongiorno. Adriana Cozzolino discute un elaborato finale dal titolo Stati in crisi e Stati falliti, il caso Ruanda. Docente tutor del professor Francesco Raniolo, le diamo immediatamente la parola per presentarci il suo elaborato. Sì, allora, il mio elaborato finale si concentra specialmente su quelle caratteristiche che hanno fondamentali che costituiscono lo Stato, prendendo poi in esame tutte quelle problematiche che lo Stato poi deve affrontare, ovvero la sua crisi e il relativo fallimento. Inoltre il fallimento può essere terreno fertile per far sì che vi siano dei crimini contro l'umanità. In particolar modo io ho esaminato il crimine di genocidio, che è un crimine abbastanza recente, teorizzato appunto nel XX secolo, e in particolar modo facendo riferimento al caso specifico del Ruanda. Innanzitutto però bisogna iniziare nel dire cosa è lo Stato. Lo Stato è una potestà, è un'entità originaria dotata di potestà territoriale ed esercita tale potestà stabilmente indipendentemente da altre entità. Ciò significa che prende decisioni di ultima istanza sovrane sia nei confronti dei gruppi all'interno adesso, ma anche nei confronti di altre comunità. Le caratteristiche fondamentali dello Stato devono essere innanzitutto il monopolio legittimo della forza, un territorio permanente, un territorio definito, una popolazione permanente e il riconoscere altri stati indipendenti. Ed è proprio Sabino Cassese che in qualche modo riconcettualizza il termine di Stato, in quanto molte di queste caratteristiche si perdono della propria
come posso dire, della propria effettività. Infatti la cittadinanza perde della sua importanza, perché vi sono infatti molti cittadini che abitano in altri stati ma che sono nati in altri paesi. In questo senso lo Stato deve garantire tutti i diritti tranne quelli politici, infatti abbiamo un'inclusività parziale. Vi sono i territori sono sempre superabili, non sono ben definiti, a volte si possono anche annullare questi confini o anche rafforzare, e inoltre la sovranità da esclusiva diventa condivisa con l'arrivo appunto delle organizzazioni sovranazionali che depauperano sempre di più il potere dello Stato. Però la mia attenzione si focalizza soprattutto sulla crisi dello Stato, la crisi che innanzitutto deriva dal greco crino, ovvero con significato di valutare, spiegare, ha un significato, un'accezione positiva rispetto a quello che noi intendiamo, che noi adesso l'accezione negativa che gli diamo alla parola crisi. Infatti è solito ci troviamo di fronte a una crisi quando vi sono delle situazioni che si isolano da quelle abituali e vi è un problema di passaggio, di adeguamento possono portare a un miglioramento, ma soprattutto ad un peggioramento che può essere così fatale per l'ordinamento odierno. Ed è grazie a appoggi che abbiamo si vengono a contrapporre due patologie dello Stato, ovvero crisi per eccesso e crisi per difetto di Stato. Innanzitutto bisogna dire che Poggi afferma che si dà Stato quando gli individui che praticano attività politica si devono devono comunque attuare delle pratiche già preesistenti senza Adriana, mi senti? Sì, benissimo questa cosa, però visto che i tempi sono stretti, nel nostro ragionamento quello che invece è particolarmente rilevante è la crisi per difetto di Stato, cioè quando lo Stato perde alcuni suoi aspetti definienti, e questo crea una situazione di, diciamo, ci riporta allo stato di natura di obesiana memoria, cioè l'assenza di regolazione. Ecco, ti vuoi concentrare su questa cosa rapidamente e poi magari raccontarci qualcosa sul Ruanda, che è la cosa più interessante del tuo lavoro? Infatti, il difetto di Stato si può avere innanzitutto, si ha innanzitutto perché, scusate ma mi sono un po'... la carenza di Stato è caratteristica soprattutto di quei paesi che escono da un processo di decolonizzazione. È importante capire come da un processo di decolonizzazione, che è poi proprio quello che è successo a Ruanda. Infatti alcune ideologie, si instaurano appunto delle ideologie etniche molto radicate che poi sfociano in crimini, in genocidio ad esempio. Ma la crisi appunto per carenza di Stato deriva da tre punti fondamentali, ovvero la mancanza del monopolio legittimo della forza, la deterritorializzazione e l'incongruenza tra Stato e nazione. Però l'importanza è fare una differenza tra stati fragili e stati falliti. Se gli stati fragili hanno un'unica variabile che condiziona, che fonda che fa sì che lo Stato sia vulnerabile, ovvero di solito sia un conflitto, gli stati fragili perdono tutte le caratteristiche che ho elencato prima dello Stato. Per questo motivo vi è la mancanza di legittimità dello Stato, vi è il crollo del potere, il crollo del territoriale e della popolazione, il controllo del territoriale della popolazione, ed è proprio questo lo scenario che poi dà vita al genocidio. Infatti mi posso collegare al genocidio del Ruanda nel fatto che è stato appunto governato da una elite, da un gruppo etnico che aveva inculcato delle idee razziali e che per questo motivo ha attuato una politica criminale nei confronti dei suoi stessi cittadini. Ricordiamo che questa ideologia, appunto l'ideologia genocida,
non volevo dire questo, però ricordiamo che scusate, ma sono emozionata anche se sono a distanza. Sia tranquilla, riformulo il pensiero che sta esponendo. Comunque, per quanto riguarda il genocidio, bisogna dire che è un crimine abbastanza recente, nasce appunto la sua terminologia nasce nel XX secolo grazie a Raphael Lemkin, che è grazie soprattutto all'ONU, perché si venne così a creare il crimine di genocidio, si venne a riconoscere il crimine di genocidio nel 1951 dal diritto internazionale. Per crimine di genocidio si intende tutti gli atti che deliberatamente applicano una politica, applicano una repressione nei confronti di gruppi etnici, nazionali, razziali e religiosi. Questa definizione però venne criticata da molti storici perché non includevano tutti i gruppi, ovvero si facevano omissioni, ovvero gruppi politici, gruppi economici e gruppi sessuali, ovvero tutti coloro che avevano comunque avuto, si erano comunque affacciati con questo crimine successivamente dalla Seconda Guerra Mondiale poi in poi. Ma le caratteristiche fondamentali del genocidio sono la programmazione, la premeditazione e l'intenzionalità. E questo ci ricollega al fatto che se la programmazione e la premeditazione sono molto importanti, perché il crimine di genocidio non può essere improvviso. Questo anche perché lo Stato mantiene il monopolio legittimo della forza. Adriana, ci vuoi dire qualcosa sul caso del Ruanda? Così giusto che... Sì, ed è proprio il genocidio del Ruanda. Sì, diciamo che per genocidio c'è. Il genocidio del Ruanda nasce da una crisi dello Stato, ovvero dovuta al multipartitismo, ma soprattutto dal fatto che questa sia stata governata da anche regimi dittatoriali. Questa ideologia fu inculcata dal Belgio, che è stata una colonia, coloniò il Ruanda, e inculcò questa idea, perché non esisteva la differenza tra le due principali etnie, ovvero Hutu e Tutsi. Queste avevano stessa religione, stessa cultura derivata dalla cultura appunto Bandù e stessa lingua. Per questo ci troviamo di fronte a un'etnicità senza etnia. Ma per avere il controllo del potere creò questa idea malsana che i Tutsi dovevano essere dei capi naturali, mentre gli Hutu dei semplici agricoltori dei quali le emozioni prevalevano. Per questo motivo la causa scatenante di ciò fu l'uccisione che poi prese vita appunto a tutto il genocidio, l'uccisione del presidente Habyarimana, che fu colpito appunto l'aereo venne abbattuto l'aereo del presidente, insieme c'era anche il presidente del Burundi, e da lì si susseguirono dei massacri indicibili, tant'è che i massacri furono uccisi all'incirca 1 milione di Tutsi, ma anche di Hutu moderati. Le uccisioni furono veramente crudeli, in quanto i Tutsi erano considerati come dei serpenti e per questo motivo gli Hutu uccidevano attraverso i macete, prima colpendoli alla testa e successivamente seviziandoli. Non è una esagerazione dire che il paese era ricoperto di sangue e di vittime. Diciamo che in questa... Come si chiude il suo lavoro, Adriana, diciamo, a partire un po' dalla risoluzione di questo conflitto? Sì, diciamo che il conflitto si risolve grazie alla caduta di Giseni, dal Fonte Patriottico Ruandese, che sarebbe un movimento creato dai giovani Tutsi per in qualche modo ristabilire la pace, nel 1988 per ristabilire la pace e l'unità nazionale.
Diciamo che il conflitto però destò diciamo non fu molto poco in, non, fu da, non ci fu molto interesse a ciò che successe in Ruanda. Questo perché forse il Ruanda non aveva delle particolari risorse da difendere da parte delle dalle nazioni, sia dalle Nazioni Unite ma che anche dagli altri stati. Per questo motivo anche l'ONU, nonostante le continue richieste da parte del contingente del generale del contingente UNAMIR di comunque aumentare gli aiuti, loro diminuivano sempre di più, tant'è che iniziarono ad inviare soltanto 270 milizie del contingente appunto UNAMIR. Questi non potevano usare armi, nessun tipo di armi, dovevano cercare di arrivare a un cessate al fuoco, soltanto in maniera pacifica, dovevano cercare di portare appunto il cessate al fuoco senza... Va bene così, la ringraziamo, può bastare. Grazie. Ci vediamo tra poco per la proclamazione e proseguiamo adesso invece con gli altri candidati che sono Spezzano, li elenco, poi Massaro, Orfanò e Paonessa. Quindi Spezzano, Pasquale, ecco. Pasquale Spezzano discute un elaborato finale dal titolo Quando la politica si svuota, astensionismo in Calabria. Docente tutor, il professor Francesco Ragnolo, e a lei la parola per presentarci il suo elaborato. Allora, buongiorno a tutti. Allora, il tema principale di questo elaborato è l'astensionismo in Calabria, soprattutto nelle 5 province calabresi. L'obiettivo principale è appunto mettere in evidenza l'elevato tasso di astensionismo in Calabria, soprattutto negli ultimi decenni. Però per poter parlare di astensionismo occorre partire dal concetto di partecipazione politica. La partecipazione ha due valenze semantiche fondamentali: partecipare, cioè prendere parte a un determinato atto, processo, e partecipare, cioè essere parte di un organismo, di un gruppo, di una comunità. Partecipare alla vita politica implica innanzitutto un interesse personale verso la politica, dato che un'ampia parte della popolazione guarda la politica da lontano, con poco interesse. La partecipazione inoltre è strettamente collegata alla democrazia, in quanto ha permesso ai cittadini di prendere decisioni politiche ed esprimere le proprie scelte attraverso il voto. L'atto del voto è quindi il fine della partecipazione elettorale. È chiaro però che non tutti partecipano con regolarità alle consultazioni elettorali. Una parte del corpo elettorale è totalmente assente, invece un'altra parte partecipa seppur irregolarmente. Questo possiamo classificarlo nel cosiddetto non voto, cioè nell'astensionismo. L'astensionismo è una delle più strategie, delle più diffuse strategie di exit da parte dei cittadini. Si tratta di un fenomeno in forte ascesa nel corso degli ultimi decenni. Si ha l'astensionismo, possiamo definirlo come la semplice non partecipazione all'atto del voto. Si ha l'astensione quando l'elettore, per ragioni intenzionali o non intenzionali, non si reca al seggio il giorno delle elezioni. Rimane però aperta la questione su chi si debba considerare non votante. Due sono, diciamo, le soluzioni date a questo quesito. La prima riguarda considerare gli elettori che materialmente il giorno delle elezioni non si sono recati alle urne, e questa è la cosiddetta accezione diretta. La seconda invece consiste nel conteggiare, oltre i non votanti, anche quell'insieme eterogeneo rappresentato dagli elettori che
hanno espresso anche un voto nullo, contestato, oppure non hanno espresso alcuna preferenza, la cosiddetta scheda bianca. E questo viene, viene classificato, viene detto astensionismo in senso ampio, oppure mentre l'aggregato statistico prende il nome di voti inespressi. Franco, scusa, il tuo interesse era poi il caso della Calabria. Il caso della Calabria, sì. In particolare hai guardato... In particolare ho analizzato... Diciamo, vuoi precisare con esattezza per quale ragione di questo interesse per la Calabria e poi ovviamente quale cosa e quali elezioni hai guardato? Sì. Tra l'altro... Ci siamo molto agevolati, appoggiati ad alcuni lavori del professore, sì, De Luca, che hai davanti, che da questo punto di vista è il massimo esperto sull'astensionismo e sul comportamento. Quindi stai attento, sì, per cui, la risposta, perché lui è la massima autorità su questo campo. Quindi, sì, alla fine poi quali sono stati, allora, i dati che abbiamo guardato e che idea ti sei fatto guardando questi dati? Allora, ho analizzato in particolare le elezioni amministrative delle 5 province della Calabria a partire dal 1993, anno in cui venne introdotta l'elezione diretta del sindaco, sino a quelle più recenti, e le elezioni regionali in Calabria. Per quanto riguarda le elezioni regionali, chiaramente c'è una sorta di allontanamento dei cittadini dalle urne. Quindi infatti possiamo notare che nel 1995 si nota un tasso di astensionismo oltre il 31%. Invece nell'elezione del 2000 questo tasso di astensionismo è oltre il 35%, così come pure nell'elezione del 2005. Invece nell'elezione del 2010 il tasso di astensionismo sale ed è pari al 40,73%. E nelle ultime due... addirittura gli astenuti hanno superato addirittura i votanti, con un tasso rispettivamente nel 2014 pari al 55,92 e nel 2020 pari al 55,67. Diciamo che di gran lunga è la provincia di Crotone che registra nelle elezioni regionali il più elevato tasso di astensionismo. Invece i dati delle elezioni amministrative mostrano sempre un tasso di crescita abbastanza elevato, seppur inferiore rispetto al tasso di estensionismo delle regionali. In particolare sono le province di Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia che registrano i più elevati tassi di estensionismo, superando nelle ultime elezioni il 30%. In particolare Crotone nelle ultime elezioni amministrative del 2020 il tasso di estensionismo è oltre il 32%. Invece nelle ultime elezioni di Reggio Calabria il tasso di estensionismo è pari al 33,14 e nelle ultime elezioni amministrative di Vibo Valentia il tasso di estensionismo è del 32,56. Invece la provincia di Cosenza e Catanzaro restano sotto la soglia del 30%. Quindi diciamo in conclusione possiamo affermare che c'è una sorta di sfiducia da parte dei cittadini verso la classe politica, verso i partiti, verso la politica locale. Invece i dati delle elezioni amministrative sono più basso e quindi questo è conseguenza magari della presenza nelle liste di consiglieri conosciuti di cui si ha fiducia in loro, oppure magari si ha un determinato interesse. In conclusione possiamo affermare che diciamo, servirebbe un'inversione di tendenza, assolutamente, magari con una classe politica che prenda delle decisioni, prenda delle responsabilità maggiori e che prenda delle decisioni in grado di ricadere magari sulla qualità della vita dei cittadini. Grazie. Si può preparare Massaro Elena. Bel microfono. Non ho il microfono che fa contatto, quindi si sente. Benvenuta. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Elena Massaro discute un elaborato finale
un elaborato finale dal titolo Il sogno di un cambiamento in comune, discrasie tra promesse elettorali e realtà amministrativa. Docente tutor, il professor Roberto De Luca, a lei la parola. Prego. Grazie. Ne approfitto per ringraziare il professore Roberto De Luca, nonché mio tutor. Negli ultimi tempi si registra un sempre maggiore distacco dei cittadini dalla politica. La crisi di partecipazione e di organizzazione nei partiti è la concreta evidenza di questo distacco. Potrebbero essere molte le cause che hanno portato a tale stato di cose, e fra queste cause possiamo annoverare anche incidentalmente, con effetti perversi, le nuove leggi che riguardano gli enti locali e il comune in particolare. Era nel 1992 che la Regione Sicilia, con la legge numero 7, introdusse l'elezione diretta del sindaco. Esattamente dopo 7 mesi, lo Stato italiano la seguì dando vita alla legge numero 81 del 25 marzo 1993, legge che modificò il sistema elettorale in senso stretto: struttura del voto, traduzione di voti in seggi, scelte rese disponibili dall'elettore, intervenendo soprattutto sul rapporto fra sindaco, giunta e consiglio, ridisegnando l'intero assetto del governo locale. Inoltre stabilì che i candidati sindaci presentassero, insieme alla candidatura e alla lista, il programma del quinquennio di mandato. I programmi dei candidati sindaci per il quinquennio, in generale, possono essere associati a quelle che sono le promesse elettorali, che dovrebbero servire agli elettori per aiutarli nella loro scelta. Ma più che aiutare i loro cittadini nella loro scelta, i programmi spesso si rivelano promesse non mantenute. Nell'adempimento formale della presentazione dei programmi elettorali, i candidati sindaci, al fine di stupire i loro elettori per averne il consenso e forse accorto di buone idee per il futuro della loro comunità, non fanno altro che scopiazzare programmi di altri comuni, magari ben più importanti. Tali programmi quasi sempre dedicano una importante parte al rapporto dell'amministrazione con i cittadini. Così il comune dovrà diventare la casa di vetro, proponendo nuove forme di partecipazione e coinvolgendo tutti i cittadini. Siffatte proposte, che sarebbero quasi a costo zero, rimangono quasi sempre sulla carta l'oggettiva difficoltà derivante dalle regole di funzionamento degli organi comunali e dalla struttura organizzativa del comune stesso. La riforma elettorale comunale, congiuntamente ad altri provvedimenti normativi che hanno ridisegnato le competenze e le attribuzioni degli enti locali, hanno assegnato molti più poteri al sindaco eletto direttamente dai cittadini, ma nello stesso tempo ha attribuito allo stesso molte più responsabilità nei confronti degli amministrati. Il sindaco così è diventato quasi plenipotenziario del comune e dei cittadini, soprattutto nei piccoli centri. Perciò si rivolgono direttamente a questa figura anche per la soluzione di problemi di poco conto. Soprattutto grazie all'utilizzo della rete nella pubblica della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, nuove norme hanno imposto criteri di trasparenza nell'operato degli amministratori pubblici, oltre a facilitare l'accesso dei cittadini agli atti e nelle procedure dell'amministrazione comunale. Per cui il sindaco non può esimersi dall'assumere le proprie responsabilità nell'azione amministrativa, avendo i cittadini per legge la possibilità di controllo. Sempre per quanto riguarda l'esecuzione del programma elettorale,
Ancora maggiori sono le difficoltà, incontra ancora maggiori difficoltà il sindaco che vuole realizzare opere che hanno dei costi considerevoli. Le restrizioni nei bilanci pubblici operate negli ultimi tempi dal governo e dal Parlamento non consentono grandi agibilità di manovra ai sindaci che appunto vorrebbero realizzare buona parte delle opere contenute nei loro programmi. Perciò la realtà amministrativa contrasta inesorabilmente con i programmi e le promesse elettorali. Questo modo abbastanza diffuso nelle campagne elettorali comunali e nell'attività dei sindaci eletti, cioè la discrasia fra promesse e realizzazioni, contribuisce ad allontanare il cittadino dalla politica. Il sindaco è l'organismo democraticamente eletto più prossimo al cittadino, per cui le promesse non mantenute dal sindaco si ripercuotono negativamente sul rapporto fra cittadino e politica. Altre volte hanno successo alcune promesse non scritte e che non potrebbero essere scritte. Diciamo che sono quelle di tipo clientelare e particolaristico che il candidato sindaco ha fatto ad alcuni elettori portatori di voti. Al di là delle considerazioni etiche sulla loro illiceità, tali promesse, che vengono realizzate quando sono rese note, fanno aumentare il sentimento di repulsione della politica da parte dei cittadini onesti. Le promesse non mantenute e gli episodi di comportamento clientelari degli amministratori è facile che facciano più presa sui cittadini più giovani. A tal proposito riporto una mia personale esperienza. Qualche anno fa ho provato sulla mia pelle quel sentimento di sfiducia verso la politica, in quanto nel mio comune di residenza venne aperto un piano per le spiagge, a cui partecipammo io e mio fratello. Dopo 2 anni dall'apertura delle buste, scoprì che il lotto di spiaggia sul quale concorrevamo io e mio fratello per l'assegnazione, per pochissimi punti di differenza, fu assegnato ad un concorrente che era in rapporto con il comune per dei grossi appalti. Il dubbio sull'imparzialità della commissione giudicatrice che aveva fatto tale scelta fu naturale per 2 giovani ragazzi che, oltre alla delusione per aver perso di stretta misura la gara, avevano riposto in questa occasione una grande opportunità per il loro futuro. Quindi, la svolta verso una comunità migliore potrà avvenire solo se chi amministra riuscirà a coinvolgere i cittadini per condividere la sua visione del futuro della città, facendo in modo che con una nuova consapevolezza si attivino per far rispettare in ogni campo i loro diritti. Il diritto ad una amministrazione più trasparente, il diritto a dei servizi pubblici più efficienti, il diritto alla sicurezza e alla legalità, il diritto allo studio, il diritto al lavoro e il diritto alla difesa dell'ambiente. Il mio sogno, comune alla gran parte dei cittadini, è una città dove ognuno possa e debba partecipare governando bene quando è al potere per poi poter godere dei benefici dell'essere governato bene dagli altri. Grazie. Si spera, sì, per il bene comune. Ecco. Grazie. Bene, grazie. Procediamo con la candidata Orfanò Federica. Federica Orfanò discute un elaborato finale dal titolo L'industria dell'auto nella quarta rivoluzione industriale, il caso FCA, oggi Stellantis.
Docente Tutor sono io. Prego Federica. La ringrazio, buongiorno a tutti. Ho scelto di parlare di fabbriche perché penso che non se ne parli abbastanza. Le fabbriche rappresentano oggi il grande crocevia della trasformazione tecnologica e produttiva. Sono adesso le fabbriche a parlarci di futuro, molto più che in passato. Esse infatti sono un agglomerato di conoscenze, una frontiera tecnologica e una molla della vitalità del nostro paese. Ci troviamo nella quarta rivoluzione industriale. Essa identifica un'era nelle quali le industrie, spinte dalla necessità di competere in un mercato divenuto globale ma anche instabile, trovano nell'innovazione tecnologica la giusta risposta per restare competitive. L'industria, la quarta rivoluzione industriale è conosciuta anche come industria 4.0 ed è la somma dei progressi fatti nell'ingegneria robotica, nell'internet delle cose, nella stampa 3D e in altre tecnologie. Investire in esse significa dare la possibilità ad imprese manufatturiere ed industriali di restare competitive grazie a tre leve principalmente: il miglioramento dei sistemi di lavoro, l'ergonomia e la riduzione o eliminazione di tutte quelle perdite di lavoro, ovvero tutte quelle mansioni operaie che rallentano o bloccano la produzione. La quarta rivoluzione industriale è resa possibile anche, o meglio, resa concreta anche dalla possibilità di milioni di persone di connettersi attraverso dispositivi fisici e mobili e da un'adozione sempre più ampia di tecnologie innovative che stanno cambiando radicalmente i mercati e i modelli di produzione. È proprio sul posto di lavoro, infatti, che questi cambiamenti saranno avvertiti maggiormente. Nell'industria dell'auto l'innovazione tecnologica è andata particolarmente avanti. Il gruppo Fiat Chrysler, a partire dal 2005, ha adottato il sistema del World Class Manufacturing, entrando così nel filone del Lean Factory, ovvero quello della fabbrica snella, orientata alla riduzione o all'eliminazione di tutto ciò che blocca la produzione. È una sorta di tavola dei comandamenti perché le sue regole offrono una filosofia dell'ingaggio cognitivo alle persone che lavorano all'interno della fabbrica facendo restare l'operaio al centro per quanto riguarda sempre il World Class Manufacturing, sono delle regole condivise da tutti gli stabilimenti Fiat. Questo qua ci dice una cosa molto importante, che tutti i risultati di tutti gli stabilimenti sono confrontabili tra di loro sulla base di criteri uniformi e sullo sforzo impiegato per raggiungere quel miglioramento, unitamente ad uno scambio proficuo di informazioni. Oltre al World Class Manufacturing, il gruppo Fiat Chrysler ha adottato un modello di microprogettazione che è stata anche la chiave delle relazioni industriali nella Fiat, che è quello dell'ErgoWAS, ovvero un sistema di microprogettazione che misura lo sforzo attraverso un software ausiliare, misura lo sforzo muscolare e scheletrico che ci vuole per una determinata mansione. Ad esempio, per assemblare la panda sono necessari 54.172 movimenti. Anche in questi movimenti sono compresi anche i più banali, come la lettura del foglio informativo che è attaccato su ogni scocca, che ne distingue gli optional. Per un software appunto ha calcolato che guardare quel foglietto informativo implica una fatica pari a zero ed una durata di 0,7 secondi, non un decimo di più, non un decimo di meno. Quegli 0,7 secondi sembrano una banalità, ma in realtà rappresentano un grande passaggio, quello che va dalla fabbrica novecentesca a quello che va alla fabbrica digitale. Grazie all'uso dell'ergonomia è possibile che la danza sincronizzata di quei 1.000 operai per turno che a Pomigliano assemblano pande ne producano una ogni 55 secondi. Sì. Hai sviluppato delle considerazioni personali? Da questo punto di vista,
Ok, visto le esperienze passate, magari prendendo anche in considerazione il caso della Fiat, io penso che queste innovazioni tecnologiche che riguardano la fabbrica nel suo complesso siano efficaci. Io mi sto riferendo ovviamente al caso di Fiat Chrysler, perché abbiamo anche altri casi in cui queste innovazioni non hanno funzionato. Ad ogni modo io penso che sì, che siano efficaci e che sia importante per le fabbriche per restare competitivi. Va bene. Salve. Buongiorno. Monica Paonessa discute un elaborato finale dal titolo Cambiamento climatico e migrazioni forzate, il caso della Tunisia. Docente tutor della professoressa Gilda Catalano, le diamo immediatamente la parola per raccontarci di cosa parla il suo elaborato. Ringrazio la mia relatrice, la professoressa Catalano qui presente, il presidente della commissione e la commissione tutta. Il mio lavoro di tesi si basa sull'analisi delle modalità attraverso le quali il cambiamento climatico possa influenzare il fenomeno delle migrazioni, ponendo una particolare attenzione alla situazione economica e socioculturale della Tunisia. Il tema da me proposto vuole prendere due temi di cui si è discusso molto negli ultimi anni, cambiamento climatico e migrazioni per l'appunto, e dare un nuovo punto di vista, una nuova visione, ponendo soprattutto un accento sul fatto che essi possono essere interconnessi. L'elaborato inizia con una doverosa distinzione tra il concetto di cambiamento climatico e il concetto di riscaldamento globale, in realtà molto diversi tra di loro, nonostante molto spesso vengano considerati come sinonimi. Viene definito cambiamento climatico un'alterazione del clima, cui incide sull'atmosfera terrestre, mentre per riscaldamento globale viene semplicemente considerato l'aumento della temperatura del nostro pianeta. Sicuramente una delle altre cause del cambiamento climatico può essere la rottura del delicato equilibrio dell'effetto serra. Infatti un'errata concezione ci porta a pensare che sia l'effetto serra disfunzionale per l'ambiente, ma ciò che in realtà è nocivo è semplicemente l'aumento di gas presenti in atmosfera, anidride carbonica, ozono e metano, la cui presenza in quantità estremamente precise permette di mantenere stabile la temperatura del nostro pianeta. Quindi loro aumento non solo comporta una modificazione della composizione della nostra atmosfera, ma anche di conseguenza l'aumento della temperatura e quindi il cambiamento climatico. Naturalmente il cambiamento climatico di per sé gravi effetti che si manifestano in modo diversi, che hanno un forte impatto soprattutto in quei territori dichiarati scarsamente fertili, incidendo sull'economia e sulla società. Ma in che modo esattamente il cambiamento climatico cambia l'assetto economico e della società di alcuni di questi territori? Per esempio, con l'aumento della temperatura, l'acqua presente nel suolo tende ad evaporare, portando così ad una perdita della fertilità e anche ad una scomparsa di alcuni tipi di migrazioni, portando quindi ad un impoverimento economico e anche alla necessità di alcune delle popolazioni di spostarsi per trovare un altro tipo di sostentamento. Per spiegare meglio la situazione ho preso come esempio i territori del Sahara, il caso specifico delle oasi. Infatti questi territori sono considerati ad alto rischio, dato l'impatto che alcuni eventi climatici catastrofici hanno avuto su di essi, sulle risorse d'acqua e sul degradamento del terreno. Un problema molto diffuso in questi territori, infatti, è quello degli agricoltori, che non riescono appunto a ricavare più sostentamento dall'agricoltura a causa proprio della scarsità idrica e al deterioramento del terreno. È proprio da qui che possiamo dire che il cambiamento climatico incide in due modi differenti, in modo diretto attraverso appunto questi effetti catastrofici, come per esempio le inondazioni con la conseguente mescolatura di acque dolci e salate, o in modo indiretto attraverso il lento impoverimento del terreno. È da qui che si introduce il concetto di rifugiati ambientali, che nella mia tesi vengono distinti in tre categorie principali. Abbiamo gli Environmental Emergency Migrants, che sono tutte quelle persone che si trovano costrette a spostarsi a causa di un evento climatico improvviso. Abbiamo gli Environmentally Forced Migrants, che sono invece sempre quelli che si ritrovano a spostarsi, ma non in modo improvviso rispetto al primo tipo. E abbiamo poi gli Environmental Motivated Migrants, che sono invece
quelle persone che anticipano dei cambiamenti catastrofici che potrebbero avvenire nel proprio luogo, quindi la loro decisione non appare una forzatura, ma più che altro come una scelta strategica. È da qui che il primo capitolo si collega al quarto, incentrati entrambi sul climate change e il rapporto che questo può avere con le migrazioni. Il primo paragrafo del quarto capitolo, infatti, spiega due concetti fondamentali appartenenti a due scuole di pensiero opposte, il minimalismo e il massimalismo, collegati concettualmente ai termini di esodo e resilienza. Per quanto riguarda il massimalismo, si collega ad una logica incentrata sulla degradazione ambientale e l'ambientalista Meyers, nello specifico, indica il fatto che il fattore ambientale deve essere isolato da tutti gli altri fattori e che la storia dell'umanità è fatta fin dall'antichità di persone che immigrano in cerca di posti migliori in cui vivere. Concettualmente legato al massimalismo troviamo appunto l'esodo, che è semplicemente l'impossibilità di poter continuare a vivere nello stesso luogo a causa dell'assenza di mezzi, di possibilità, anche e soprattutto economiche, di potersi quindi ricostruire una vita nel luogo dove è avvenuto il disastro ambientale. Il minimalismo, d'altra parte, invece, indica il fatto che il fattore ambientale deve essere collegato ad un'altra serie di fattori che incidono sulla decisione di partire. Quindi fattori sociali, economici, politici devono essere presi in considerazione, così come quelli, come i fattori personali appartenenti a ciascun individuo. Concettualmente legato al minimalismo troviamo la vulnerabilità, che è semplicemente la capacità di far fronte, di resistere a capacità avverse, e collegato alla vulnerabilità troviamo di conseguenza la resilienza, che è la capacità di assorbire shock esterni e di continuare le proprie abitudini di vita nonostante comunque sia avvenuto un cambiamento climatico, un cambiamento ambientale. Quindi possiamo dire in conclusione che entrambi i pensieri sono validi, ma empiricamente e teoricamente è molto difficile stabilire se uno sia effettivamente più solido dell'altro. Ed è proprio per mediare la difficoltà tra le due posizioni che mi sono concentrata sulla Tunisia, spiegando la situazione politica, ed economica e sociale dal 2011 fino ad oggi, incentrandomi soprattutto su come il cambiamento climatico ha inciso sul paese anche a livello delle migrazioni. È proprio in qui che si introduce le varie tipologie di migrazioni presenti in Tunisia, ma soprattutto un altro concetto fondamentale di questa tesi, che sono appunto le migrazioni forzate. La caratteristica di queste migrazioni è di fatto la forza, che può essere dalle crisi politiche alle guerre, alle questioni sociali, alle crisi ambientali. Quindi abbiamo famiglie, donne, uomini, giovani che si trovano costretti a spostarsi anche dalle stesse aree rurali alle città, anch'esse luogo di impoverimento e sicuramente con condizioni lavorative non migliori. Introdotto il concetto di migrazione forzata, ci concentriamo col resto del secondo capitolo alle varie tipologie di migrazioni, ma soprattutto alla situazione politica e sociale della Tunisia, che visto che nel 2011 è proprio l'anno della primavera tunisina, ed è proprio in questo anno che si registrano un aumento delle migrazioni, soprattutto quelle clandestine, e il fenomeno degli Arga. Bisogna inoltre dire che nel 2011 non solo si registra un aumento delle migrazioni, ma anche è anche più difficile spostarsi proprio a causa dell'aumento della sicurezza alle frontiere e ai confini. Aumenta quindi la migrazione clandestina, che statisticamente fa parte comunque delle migrazioni forzate, poiché troviamo appunto persone che cercano in tutti i modi di attraversare i confini e frontiere, mettendo molto spesso a repentaglio anche la propria stessa vita. Sì. Sì. Nello specifico, per quanto riguarda gli Arga, vengono definiti tutti quei giovani migranti clandestini con un rimando ad un neologismo che indica o il bruciare le frontiere oppure il bruciare gli stessi documenti per rendere improbabile o addirittura impossibile un eventuale rimpatrio. Si tratta comunque, nella mia tesi si è svolto comunque uno studio, si è fatto riferimento ad uno studio che indica l'Arga come comunque un giovane nubile, celibe, cioè
senza lavoro e con un'istruzione molto bassa. Ma la migrazione è un fenomeno fatto anche di donne, tant'è un fenomeno così in crescita che negli ultimi anni si è parlato addirittura di femminilizzazione dei processi migratori. Si tratta quindi, negli ultimi anni, quindi c'è stato un aumento di queste donne che vogliono rendersi indipendenti, emancipate, staccandosi dalla propria famiglia in un altro paese, proprio perché magari non hanno la possibilità di farlo nel proprio. Bisogna anche dire che comunque c'è un aumento del livello di scolarizzazione di queste donne. Infatti molte di esse sono eccellentemente istruite e sono desiderose anche di aprire, di avviare progetti imprenditoriali in paesi come il nostro. Nonostante comunque tutti i sogni, i desideri, le aspettative di questi migranti, bisogna comunque far fronte a delle problematiche delle immigrazioni che sono ancora presenti nell'agenda politica. La securitizzazione e il sistema dei centri di accoglienza in Italia. E, infatti, per quanto riguarda la sicurezza. Sì. Diciamo che questi centri di accoglienza sono dei veri e propri labirinti. Nel 2017 venivano definiti dei veri e propri gironi infernali. La loro organizzazione è assolutamente disfunzionale, comunque è stato cercato di migliorarla durante gli anni. Prima col sistema SPRAR, istituito nel 2002, poi sostituito a sua volta dal sistema SIPROMI nel 2018 sotto la guida di Matteo Salvini e poi sostituito a sua volta nei primi mesi del 2011 dal sistema SAI. Del 2021 dal sistema SAI. Diciamo che nonostante si sia cercato di migliorare l'organizzazione di questi centri, ancora le questioni su cui lavorare sono molte. Bisogna implementare le politiche di integrazione, di gestione, implementare anche l'assistenza agli stranieri e la sicurezza dei migranti, poiché ci sono ancora troppe persone che muoiono in mare cercando di attraversarlo, e sicuramente c'è bisogno anche di implementare un nuovo sistema che superi completamente quello di, sperando che la politica italiana e la politica europea si muovino al più presto. Grazie. Gruppo, ci ritiriamo un attimo, procediamo con la proclamazione e poi completeremo. Thank you.
Riprendiamo, vediamo se così funziona un po' meglio. Procediamo alla proclamazione dei candidati e delle candidate del secondo gruppo, quindi vi invito ad avvicinarvi. Dopodiché procederemo alla proclamazione. Ne manca qualcuno? Un paio. Sì. Erano là, perdonatevi. Sì, allora sono collegati. Ecco, ormai, come vedete, abbiamo ripreso in presenza, che è una cosa bellissima, perché era da tempo che volevamo farlo, ma fin tanto che le condizioni non lo consentono, non era possibile. Quindi ci sono anche le candidate a Fortunato e Cozzolino. Benissimo. Partiamo proprio da loro. Roberta Fortunato. La Commissione ha valutato positivamente il suo curriculum e la sua prova finale e pertanto, in virtù dei poteri conferitimi dalla legge, la proclamo dottoressa in Scienze dell'Amministrazione con la votazione di 90 su 110. Auguri, Roberta. Grazie. Lei e la sua famiglia da parte di tutta la Commissione. Cozzolino Adriana. Grazie. Se accende il video. Cozzolino. Eccola. Cozzolino Adriana, anche per lei la Commissione ha valutato positivamente il suo curriculum e la sua prova finale e pertanto, in virtù dei poteri conferitimi dalla legge, la proclamo dottoressa in Scienze dell'Amministrazione con la votazione di 95 su 110. Auguri, complimenti. Torniamo in presenza. Spezzano Pasquale. La Commissione ha valutato positivamente il suo curriculum e la sua prova finale e pertanto, in virtù dei poteri conferitimi dalla legge, la proclamo dottore in Scienze dell'Amministrazione con la votazione di 90 su 110. Massaro Elena. La Commissione ha valutato positivamente il suo curriculum, la sua prova finale e pertanto, in virtù dei poteri conferitimi dalla legge, la proclamo dottoressa in Scienze dell'Amministrazione con la votazione di 92 su 110. Arrivi. Federica Orfanò, la Commissione ha valutato positivamente il suo curriculum, la sua prova finale e pertanto, in virtù dei poteri conferitimi dalla legge, la proclamo dottoressa in Scienze dell'Amministrazione con la votazione di 98 su 110. Auguri e complimenti anche a te, Federica. Chiudiamo questo secondo gruppo con la candidata Monica Paonessa. La Commissione ha valutato positivamente il suo curriculum, la sua prova finale e pertanto, in virtù dei poteri conferitimi dalla legge, la proclamo dottoressa in Scienze dell'Amministrazione con la votazione di 98 su 110. Anche per voi l'auspicio è di rivederci presto. E auguri candidati e le candidate, a tutte le famiglie. E l'invito è lasciare in modo composto, ordinato, in modo da poter riprendere. Speriamo davvero di rivederci presto in presenza all'avvio del nuovo anno accademico. Grazie ancora, tantissimi auguri.
Forse possiamo iniziare di nuovo, perché sono usciti tutti? Benissimo, allora iniziamo proprio col candidato Gullo Fausto. Manteniamo l'ordine. Allora, Fausto Gullo, eccolo, discute un elaborato finale dal titolo I vantaggi di fare impresa online. Esatto. Docente tutor, la professoressa Maria Nardo, le diamo immediatamente la parola per presentarci, diciamo, grazie il mille. Suo elaborato. Innanzitutto, salve a tutti. Ho voluto concentrare l'attenzione sul business online proprio perché penso che sia un argomento attuale, soprattutto inerente al trascorso che purtroppo abbiamo avuto del Covid, in cui l'incremento appunto degli e-commerce è stato smisurato. Per l'appunto, quando parliamo di business online, vediamo la figura degli e-commerce che è la figura più importante. Per quanto riguarda una descrizione che possiamo dare agli e-commerce, possono dei veri e propri negozi che non sono fisici ma sono online, sono accessibili a tutti. I veri e propri vantaggi del business online è quello appunto di poter interagire direttamente con la popolazione, di ingrandire la propria mole di guadagni grazie anche a delle strategie di marketing. E in tutto ciò i più grandi siti internet e-commerce che conosciamo sono ad esempio Amazon o Alibaba. Amazon, il cui possessore è Jeff Bezos, che registra degli incassi miliardari annui, e Alibaba, che è un sito internet asiatico in cui incassi si aggirano intorno ai 711 miliardi di fatturato annuo. Questi dati ci fanno capire appunto come è facile fare incassi con siti internet e-commerce, perché comunque hai la possibilità di poter conoscere una clientela che, avendo un negozio fisico, non puoi conoscere, perché appunto c'è un limite, un vincolo di territorio, e la possibilità appunto di creare un'impresa, un'azienda, con piccole somme di denaro. Infatti si abbattono i costi anche del 200 o 300%. Facendo questo hai la possibilità appunto di mirare sugli incassi piuttosto che sulle spese. Parlando storicamente di siti internet e-commerce, possiamo dire che nascono all'incirca negli anni 70-80, a cavallo tra il 70 e 80, e l'orgoglio italiano è stato appunto quello di creare il primo sito internet, tra i primi siti internet e-commerce, che si chiama Mercato Italiano. E ha fatto storicamente un percorso breve, relativamente breve, appunto perché non vi era una sicurezza negli acquisti online precedentemente. Successivamente, dal 2012, vi è stato un incremento esponenziale, un fortissimo incremento, proprio perché criptando i dati sensibili i dati sensibili delle carte bancarie, dei codici bancari, il cliente era più tranquillo, più sicuro nel fare acquisti online. Questo ha dato un incremento fortissimo dal 2012 a oggi, e all'incirca i punti percentuali di crescita sono stati dal 20 al 25% annui. Quindi capiamo come il sito internet e-commerce è una risorsa ulteriore per chi ha la possibilità di fare un'impresa, di fare un'attività, oppure per chi già ha un'attività in corso e vuole espandere il proprio mercato. Appunto perché si ha la possibilità di poter fidelizzare i clienti, di poter fare acquistare i prodotti ai clienti in qualsiasi momento, non vi sono vincoli di orario, perché non vi sono il sito internet e-commerce tendenzialmente è aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non conosce ferie, e quindi chiunque in qualsiasi momento, con un semplice click da casa e con un conto corrente, ha la possibilità di poter fare qualsiasi tipo di acquisto. Quindi ho voluto appunto soffermare la mia discussione, la mia tesi, proprio su questo concetto. Scusi se la interrompo, una domanda. Sì. Lei si è avvicinata alla modalità di gestione, sì, era a la mia... questa modalità di gestione, esatto. Perché il tutto è partito da un progetto, e quindi sì, dalla costruzione che appunto di un business plan, esatto, ecco, esatto. Che lei ha già accennato, no? La accennato, sì, non l'ho finalizzata ancora. La caratteristica di questa impresa, esatto, comunque esatto. Siamo nell'ambito di economia, sì, aziendale, infatti. Modalità gestionali di azienda. Sì. Ci vuole un po' illustrare allora, le caratteristiche del mio di sito queste imprese e poi esatto, anche sì.
della business plan e del progetto, sì, che lei, allora, ha diciamo costruito. Che è un progetto ancora non finalizzato, purtroppo, certo, perché ci sono stati un po' di intoppi con ingegneri informatici eccetera per creare il sito internet, però comunque è un'idea appunto che abbiamo avuto con mio fratello Rocco, ed è quello appunto di creare un sito internet, sì, eccolo lì, lo volevo salutare, giusto, un sito internet appunto che mira alla vendita di prodotti tipici calabresi. Tutto questo progetto nasce da un'ideologia di valorizzare il proprio territorio, di valorizzare dei prodotti che non sono conosciuti altrove, e quindi quale miglior metodo è quello di creare un sito internet e-commerce in cui hai la possibilità di mettere in vetrina dei prodotti che sono eccezionali, riconosciuti ma in piccoli contesti, purtroppo, farli conoscere al mondo. Quindi in sostanza concludo dicendo che come progetto ho scelto questa tesi, questo argomento, proprio perché sono avvezzo a creare questo sito internet e-commerce e portarlo avanti. Grazie. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, viva il lupo. Giusto per me, di dov'è così, perché abbiamo anche le specificità del suo contesto. Come? Io sono di Palmi. Provincia Reggio Calabria, sì. Vabbè, prenderemo prodotti di tutta la Calabria. Ma quindi non l'avete presa? No, ancora no, ancora no. No, no. Così facciamo soffrire. Vabbè, allora faccio pubblicità. Il sito si chiamerà Go Agora, quindi. Grazie. Ok, ci si rivede tra poco. Allora, adesso è il turno di Mauro Flavio. No, ma bisogna dire che noi abbiamo, quando ha seguito il corso, era online, quindi cioè, ci vediamo forse per la prima volta in presenza. Sì, la seconda, ma com'è? Ok, sì. Allora. Per l'indoppo del club, professor Ricordato. Sì. Allora, Flavio Mauro, sì, discute un elaborato finale dal titolo Utilizzo del GIS nella gestione ottimizzata del patrimonio nei comuni. Docente tutor della professoressa Maria Nardo, subito la parola per presentarci nei contenuti salienti l'elaborato. Va bene, allora partirei dal disamina del territorio in cui ci troviamo, la nostra bella provincia, bella vasta, densa di parecchi comuni dove ci sono carenze a livello di indicizzazione, indirizzazione e rilevazione dei numeri civici, i quali questi numeri civici quindi impediscono di fatto la ricerca, il censimento delle persone puntuale per quanto attiene la riscossione dei tributi, e in virtù del fatto di questa difficoltà sia persone giuridiche che persone fisiche e persone giuridiche, quindi in qualità di detentori di scritture contabili, e in virtù del fatto che il Fiscal Compact, oltre che la devolution, il federalismo fiscale, hanno ristretto praticamente i cordoni della borsa degli enti locali, che sia esso i comuni, città metropolitane, città, regioni, quindi diciamo la tenuta contabile potenziata, la finanziaria potenziata, e quindi ha imposto praticamente l'introduzione, dopo il decreto legislativo 118 del 2011 e il decreto legislativo 126 del 2014, l'introduzione dei fondi credito di dubbia esigibilità, fondi pluriennali vincolati, fondi di rischi e quant'altro. Questo stato di cose, voluto, come dicevo prima, per merito della devolution, della fiscalità, e dal Fiscal Compact a livello europeo, appunto, per avere una puntuale analisi, un'analisi appunto del bilancio, che è la chiave di lettura delle amministrazioni, e così facendo, avendo certezza degli incassi, accertamenti, incassi e riscossioni, abbiamo la possibilità, si ha la possibilità da parte dell'ente di erogare dei servizi, principalmente welfare, praticamente, altrimenti la capacità di spesa risulta molto risicata, quindi il famoso bilancio ingessato, quindi poco incasso, nessuna spesa. E per ovviare a questo, alcuni comuni nel nostro territorio, appunto, sono dotati del SIT, che sarebbe il sistema informativo territoriale. È un sistema praticamente che implica sia la presenza in chiave geotopo-catastale, quindi geografico, topografico e catastale. Partendo da questa analisi di questa parola, diciamo si agisce
elaborando una banca dati iniziale a livello interno dell'ente, da cui si comincia ad aggregare sia la fisicità dei numeri civici, degli indirizzi, quindi degli occupanti di questa, di queste abitazioni oppure di questi insediamenti produttivi, sia essi in chiave urbana che rurale, decentrata, in maniera tale che si possa divenire appunto avere contezza di chi c'è e che cosa fa. Quindi l'ente stesso va a tracciare, diciamo, quello che è anche il volere, faccio un inciso, del PON 2014-2020, nel quale praticamente si inserisce il BIDMET, praticamente l'intera operatività delle banche dati per una migliore equità tributaria, verrebbe da dire. Se paghiamo tutti, paghiamo di meno, quindi il famoso discorso che praticamente, come dicevo prima, quindi questo sistema di SIT agisce su tre fronti, praticamente il SISTER, il sistema Vector, sistema SR, quindi localizzazione georiferita di questi accessi, che possono essere semplici o molteplici a seconda delle ubicazioni, e poi vanno a essere riportati, annessi ai dati catastali, che sono sempre detenuti dal territorio attraverso il sistema SISTER, che sarebbe l'Agenzia delle Entrate, che ha il controllo appunto del territorio, che sarebbe il catasto. Quindi, e oltre a questo uniamo il sistema SIATEL delle banche dati telematica a livello del censimento dei numeri civici delle strade urbane, che è divenuto molto cogente dopo praticamente il DPCM del 2016. Quindi ciò ha imposto ai comuni di dotarsi di puntualità, cioè nel senso di avere numeri civici interni all'interno del territorio. Nella mia esperienza lavorativa, che verte all'interno della città di Cosenza, di riguardo agli accertamenti patrimoniali, quindi proprio in questo caso proprio riscontro brevi mano il fatto che bisogna istituire urgentemente una banca dell'occupante. La banca dell'occupante praticamente è quella è una banca dati dell'occupante, che significa che in un nucleo familiare possono esserci un intestatario della particella sub del foglio di mappa, particella catastale, essere un'altra persona, essere intestataria di un'utenza, essere intestataria di un tributo, e quindi diciamo c'è l'elusione, l'evasione di questi tributi. E di più, peggio mi sento dicendo il fatto che alcuni alloggi ci sono degli assegnatari che non sono assegnatari, cioè di fatto questi alloggi di edilizia residenziale popolare o del comune e anche dell'ATER, perché della regione, ecco, sono occupate da persone che non hanno titolo, o sono abusivi e sono denunciati dalla pubblica alla giustizia, le vie giudiziarie, quindi si innesca un procedimento, oppure sono persone che sono così, senza titolo e senza corrispondere i dovuti tributi all'ente. Quindi quel discorso che si faceva, il fatto del BIDMET, va a innescare la rintracciabilità delle persone, perché se riusciamo a rintracciare le persone, riusciamo a capire se pagano o non pagano, quanto pagano, essere ottimizzati, anche la rilevazione automatica dei lettori idrici, no? Dei famosi contatori, dotati di un GPS, dotati di un chip, che riesce a capire quanto l'utente spende di acqua, quanto paga, quanto consuma in tempo reale. Se abbiamo un'unità abitativa composta da una sola persona e abbiamo un consumo eccessivo, c'è qualcosa che non torna. E quindi sono tutti i meccanismi che ci sono. Scusi se la interrompo. Prego. Nell'ambito di questa analisi, no, di come gli strumenti quali il sistema GIS può essere applicato anche alla gestione dei servizi, soprattutto alla gestione dell'entrata degli enti locali. Lei ha anche sentito, intervistato alcuni operatori di comuni che già si sono cimentato, comunque stanno praticando questo progetto, questa attività. Sì, il comune di Capofila, di Montalto e Mendicino, praticamente, che hanno aderito appunto, come dicevo prima, al PON 2014-2020.
e quindi si sono dotati di questa tecnologia, perché la volontà politica è quella che implica questa, la volontà di agire in questo senso. Quindi mettendo a disposizione un'esigua risorsa economica e di strumenti, una postazione come questa e un tablet possono far sì che possa attivarsi il progetto, perché c'è bisogno di una postazione dove on site, dove avere capacità delle banche dati, come dicevo, sia pubbliche che private, quelle che hanno le utilities, anagrafe tributaria, anagrafe comunale, l'Istat, che sono praticamente quelle istituzionali, e in più il camminatore on field, sul campo c'è, cioè il soggetto camminatore che si analizza una zona, appunto questo, come dicevo prima, si analizza una zona e rileva puntualmente gli accessi, come sono, dove ci sono i numeri civici, dove non ci sono, e si cataloga. E quindi all'interno poi si georeferenzia, oltre ad avere il dato catastale, quindi il comune di Montalto praticamente ha messo a disposizione questo grandissimo progetto molto efficace attraverso la struttura, praticamente il GIS, l'ArcGIS, la suite, che è il software fornito da Esri Italia, e la praticamente GIS, ArcGIS Online, che è una piattaforma, un cloud, dove interscambiare, interfacciarsi, significa chi ha l'accesso sarebbe la pubblica amministrazione oppure una società pubblica in house o quant'altro, può accedervi e fornire, cioè upload, cioè dando notizie oppure scaricando anche mappe, informazioni e quello che ci serve per ottimizzare questo processo di localizzazione delle persone, altrimenti sono rintracciabili. Quindi questo è un danno duplice per l'ente. No, Flavio, chiarissimo. È più localizzazione del patrimonio, cioè degli immobili. Esattamente, sì. Pensiamo che il Comune di Cosenza conta 800 di alloggi edilizia residenziale popolare, 800, più quelli dell'ATERP, che sono praticamente anche annessi al controllo della città di Cosenza. E c'è un marasma, c'è quindi gente che è indigente, che non ha casa, che non ha nulla, dorme sotto i ponti, oppure, peggio mi sento ancora, ripeto, e i fitti passivi che operano nel Comune di Cosenza, che essendo un comune in dissesto, ovviamente è costretto a pagare per ragioni di welfare, di giustizia sociale. Quindi diciamo un aggravio sempre per le persone che pagano i contributi, che pagano i tributi, e quindi con la nuova legge li pagheremo tutti. Cioè bisogna pagare, chi paga pagherà di più, anche per chi non paga, e questa è una cosa che non si può. Chiarissimo, grazie Flavio. Grazie a voi, è stato un piacere oltre che un onore. Piacere è nostro sempre. È una fortuna avere a che fare con voi, con gli studenti, e fare un lavoro che ci mette sempre in relazione. Poi questi temi comunque sono centrali, e sempre di più scopriamo l'importanza per le amministrazioni, per i comuni con cui noi interagiamo. Grazie. Continuiamo adesso anche con gli altri candidati. E adesso è il turno di Rizzo Silvio. Silvio Rizzo, che arriva, discute un elaborato finale dal titolo I partiti politici e la rivoluzione digitale. Docente tutor della professoressa Valeria Tarditi, le diamo subito la parola per raccontarci. Grazie. Di cosa parla il suo elaborato. Prego. Buongiorno a tutti. Dunque, i partiti digitali sono una tipologia di partito che si afferma ed è nata negli ultimi anni. Mi sto riferendo al Movimento 5 Stelle, al partito spagnolo Podemos e ai partiti pirata che sono nati nel nord Europa. Questi partiti, malgrado le differenze, hanno degli obiettivi primari in comune, cioè quello della partecipazione diretta, quello della democrazia online e soprattutto quello di riavvicinare i cittadini alla politica e alle istituzioni. Sono definiti anche partiti piattaforma perché alla base della loro organizzazione appunto adottano delle piattaforme digitali, non solo i social media come Facebook, come Instagram, ma anche piattaforme personali, come per esempio il Movimento 5 Stelle adotta la piattaforma Rousseau, il partito Podemos adotta la piattaforma Partisipa e il partito Pirata adotta la piattaforma Liquid Feedback. Ma da dove nascono questi partiti? Per rispondere a questa domanda dobbiamo rifarci alla teoria del politologo norvegese Rokkan, il quale ci spiega
che i partiti in genere sono il riflesso della trasformazione della società e delle condizioni culturali e sociali della società, appunto. E, ad esempio, il Partito Laico Liberale e il Partito Cattolico sono nati tra il conflitto tra Stato e Chiesa, e i partiti digitali nascono da due fattori concomitanti, cioè tra quello della grande crisi economica del 2008 e quello della rivoluzione digitale. Gerbaudo inoltre individua l'elettorato di questi partiti, che lo chiama per l'appunto popolo del web. Del web perché, secondo queste persone, il web, appunto, gli strumenti digitali in genere, apportano dei miglioramenti nella propria vita. E popolo perché non si riferisce solamente ad un segmento della società, ma a più classi, cioè la classe media, la classe operaia, gli anziani, i disoccupati, ma in particolare i millennials, cioè quelli nati tra gli anni 80 e gli anni 90, che secondo Gerbaudo sono considerati come ipersfruttati ed iperconnessi allo stesso tempo. Ma qual è l'organizzazione di questi partiti? Come si differenziano dai partiti tradizionali? I partiti in genere si adattano ad ogni epoca storica, quindi il partito di massa si è adattato alla rivoluzione industriale, così il partito digitale si è adattato all'era digitale. E alla base della loro organizzazione è il concetto di disintermediazione, cioè l'eliminazione del terzo elemento che si interpone tra la leadership e la membership, ovvero i quadri di intermedi di partito. E alla base della loro organizzazione puntano alla riduzione dei costi, cioè grazie appunto alle tecnologie digitali hanno ridotto appunto i costi, per esempio come organizzare una riunione oppure consultare la propria base. Si può capire intuitivamente come nei partiti di massa era molto più oneroso, per esempio via posta, oppure adesso farlo con le tecnologie digitali riduce notevolmente i costi. Le piattaforme digitali come funzionano? Vi sono i rappresentanti delle varie istituzioni, le istituzioni, i consigli regionali, il Parlamento europeo, dove per l'appunto questi rappresentanti fanno delle proposte su queste piattaforme che poi verranno discusse dagli iscritti, approvandone il contenuto oppure facendo anche obiezione o modificandolo. Inoltre è importante dire che questi partiti utilizzano i social media come se fossero dei giornali di partito, e dove vi sono dei gruppi di lavoro che svolgono la funzione di una redazione. Creano dei post sui social media dove descrivono la campagna elettorale, le varie proposte politiche, anche gli attacchi contro gli oppositori politici, e ci sono dei commenti dove poi verranno intercettati i malumori e i vari bisogni dei cittadini. Inoltre puntano più sulla quantità che sulla qualità dell'elettorato, cioè non prevedono una quota in denaro per l'iscrizione al partito, a differenza dei partiti tradizionali. Gerbaudo individua come questi partiti siano malleabili ai riformi e non sono radicati territorialmente nei luoghi, fisicamente, a differenza dei partiti tradizionali che erano composti da edifici fatti da funzionari. Invece, viceversa, come si sono adattati i partiti tradizionali alla rivoluzione digitale? Secondo la letteratura hanno adottato delle innovazioni sostenibili, cioè non hanno cambiato di tanto la vecchia struttura organizzativa, hanno adottato dei cambiamenti superficiali, tanto quel che basta per ridurre i costi organizzativi. Invece, i partiti digitali, appunto, hanno adottato delle innovazioni dirompenti, quindi si sono discostati di molto dalla vecchia struttura organizzativa, cioè hanno adottato delle piattaforme completamente digitali, per l'appunto. Inoltre Gerbaudo individua due concetti, quello di l'iperleader e quello di superbase. L'iperleader è la figura digitalizzata, è il leader dei partiti digitali, si presenta in forma digitalizzata verso i cittadini, verso gli elettori, attraverso dirette Facebook, attraverso dirette Instagram, e
Appunto il Movimento 5 Stelle. Partiti, cioè Podemos è il partito spagnolo, come ho detto prima. Per molto tempo si è pensato che l'iper leader, questa figura, deteriorasse l'autorità gerarchica dei partiti. Però in realtà non è stato così. Si pensa a Donald Trump, a Vladimir Putin, e in casa nostra vediamo Matteo Salvini, come si sono presentati vicini ai problemi della gente, si sono mostrati autentici, onesti. O per esempio, facendo un caso specifico di Matteo Salvini, cioè si è mostrato vicino, nel senso, quando va a fare la campagna elettorale utilizza le felpe con il luogo scritto del luogo in cui va a visitare, per attirare la simpatia dell'elettorato locale, per l'appunto. Invece la superbase si distingue dalla base tradizionale dei vecchi partiti, perché non si limita a essere passiva, cioè ad essere spettatrice, ma vuole partecipare attivamente alla vita politica del partito, anche soprattutto attraverso i social, con un semplice mi piace, con un commento, condividendo lo stesso post. Infine, in conclusione, la domanda che ci poniamo è se questi partiti poi abbiano effettivamente raggiunto il loro obiettivo, cioè quello di riavvicinare i cittadini alla politica e alle istituzioni. A proposito di questo, ci aiuta la teoria di Susan Scarrow, una politologa americana, il quale basa la teoria appunto su tre criteri: l'inclusività, la centralizzazione e l'istituzionalizzazione. L'inclusività indica la cerchia di persone che viene racchiusa appunto nel processo decisionale all'interno al partito, e da questo punto di vista la politologa indica come questi partiti siano molto inclusivi apparentemente. Però dal punto di vista della centralizzazione, la decisione vera e propria poi verrà presa dai vertici e non dalla membership. E poi l'istituzionalizzazione indica il grado di formalizzazione, che è basso in questo tipo di partiti. Quindi, in base a questi criteri, in base anche ai simili movimenti che non è partito, il caso dei 5 Stelle, il passaggio da Grillo a Conte, sì, quello che sta prende i nuovi equilibri e la ricerca di strutturazione che invece tutti i per sì. Quindi, in base ai criteri appena detti, in base anche ai criteri come la ricerca e la verifica dei voti online, oppure anche la durata delle discussioni, si capisce chi detiene il gioco del il potere in questi partiti. E infine, in conclusione, possiamo dire che i partiti, questo tipo di partiti digitali, il pallino del gioco politico lo detiene la leadership, perché anche se prendiamo specificatamente quello che succede nel Movimento 5 Stelle, la discussione più accesa è stata quella sul reddito di cittadinanza, mentre tutte le altre gli iscritti si sono limitati solamente a votarne il contenuto. O anche per esempio, se un iscritto fa una proposta politica che non è in linea con i valori dello stesso partito, questa sarà scartata subito. Quindi possiamo dire in conclusione che l'obiettivo che si sono preposti inizialmente viene soddisfatto solamente in parte e non appieno. Grazie. Passiamo adesso alla candidata Sinopoli Vittoria. Salve. Vittoria Sinopoli discute un elaborato finale dal titolo "I gruppi aziendali con riferimento a Kering, gruppo di lusso francese". Docente tutor della professoressa Maria Lardo, ci racconti di che cosa parla il suo elaborato finale. Sì, ho voluto prestare attenzione a quelli che sono appunto i gruppi aziendali, a partire dalla definizione base, a finire appunto al caso concreto, in questo caso il gruppo Kering, che è un gruppo di lusso francese, rappresenta un vero e proprio colosso del lusso. Innanzitutto, quando parliamo di gruppi aziendali, facciamo riferimento a quell'insieme di imprese private
e quindi con soggetto giuridico di natura privata, enti locali e quindi amministrazioni pubbliche, con soggetto aziende private SPA con capitale di finanziamento pubblico. È opportuno, ai fini di comprendere, diciamo, l'organizzazione dei gruppi, distinguere due soggetti principali, il soggetto economico e il soggetto giuridico all'interno di un gruppo. Il soggetto economico rappresenta, diciamo, quello che è in un certo senso la società madre, in quanto definisce obiettivi e strategie alla quale il gruppo comunque dovrà poi attenersi. Invece il soggetto giuridico è sì autonomo, ma possono esserci all'interno del gruppo più soggetti giuridici in base a quante aziende sono presenti proprio all'interno dello stesso. È opportuno poi citare l'articolo 2359 del Codice Civile, che parla proprio di quelle che sono le società controllate e le società collegate, facendo, diciamo, un'ulteriore distinzione all'interno delle società controllate tra tre tipologie di controllo: controllo di diritto, controllo di fatto e controllo contrattuale. Il controllo di diritto praticamente consiste nella società che detiene la maggioranza dei voti all'interno dell'assemblea ordinaria e quindi in un certo senso riesce a dominare all'interno di quella che è l'assemblea ordinaria. Per quanto riguarda invece il controllo di fatto, qui non si tratta della maggioranza dei voti ma del numero di azioni e quindi del quantitativo di capitale necessario per poter influenzare, per poter, diciamo, avere un'influenza dominante all'interno dell'assemblea. Differisce invece da queste due tipologie di controllo il controllo contrattuale. Qui praticamente si tratta di un vincolo di natura contrattuale proprio che lega una società, come ad esempio può essere una società di scarpe che produce scarpe e che non dispone di materie prime, che è tenuta quindi a sottoscrivere un contratto con un fornitore unico e ripetibile. Per quanto riguarda quindi i gruppi, diciamo, questi ultimi possono nascere per due motivi. Possono nascere magari attraverso processi di scorporazione di attività precedentemente indivise per usufruire di ulteriori vantaggi, oppure per il tramite di, in seguito, diciamo, alla scelta di più società, di dotarsi di un'unica direzione, quindi di una direzione unitaria. E, in base poi, diciamo, a delle caratteristiche, abbiamo diverse tipologie di gruppi che differiscono proprio per quella che è la natura della capogruppo o piuttosto per quella che è, diciamo, l'attività economica svolta dallo stesso o ancora per quello che è la struttura formale dell'intero gruppo. Per quanto riguarda la prima tipologia, e quindi la tipologia di gruppo che differisce in base alla natura della capogruppo, sta ad indicare proprio la natura di quello che è la società che sta al vertice del gruppo. A tal proposito possiamo parlare di gruppi pubblici, gruppi privati o gruppi misti. I gruppi pubblici, dove praticamente l'ente, diciamo, che sta al vertice è controllato, diciamo, dallo Stato, o ancora i gruppi privati si contraddistinguono proprio dai gruppi pubblici proprio perché qui il soggetto azionista è rappresentato dalla persona fisica. E infine abbiamo i gruppi misti, che vede la presenza sia di azionisti pubblici che di azionisti rappresentati appunto da persone fisiche. Quanto riguarda invece la tipologia che guarda quella che è l'attività economica svolta dal gruppo, qui praticamente abbiamo i gruppi economici e i gruppi finanziari. I gruppi economici che si basano, diciamo, sono collegati tra di loro da rapporti di natura finanziaria e produttiva e quindi vanno a formare una vera e propria unità economica. Invece i gruppi finanziari non sono collegati tra loro ma svolgono attività differenziate. Infine abbiamo la tipologia che differisce in base a quella che è la struttura formale del gruppo e quindi indica come vengono ripartiti i diritti all'interno del gruppo, che si tratti di diritti di controllo piuttosto che di diritti che riguardano, diciamo, il ricevere una remunerazione, eccetera. A tal proposito se la interrompo, ci illustra il caso canalizzato? Sì. Lei è partita dallo studio, diciamo, delle diverse tipologie di gruppi aziendali, sì, perché nascono, quali sono le strategie, esatto, e i motivi che stanno alla base. E qual è la normativa che li disciplina. Invece poi è andata ad analizzare, sì, nell'applicazione, nell'approfondimento, sì, di questo studio,
un caso pratico, reale. Sì, praticamente si tratta del grande colosso del lusso francese, il gruppo Kering, che appunto ha sede a Parigi, e vediamo che oggi conta più di 38.000 dipendenti. Praticamente la storia di Kering è una storia senza precedenti, nel senso che nasce come la sua fondazione risale al 1963 e nasce come gruppo dedicato a quella che è la vendita al dettaglio del legno. Solo nel 1999, con l'acquisizione del 42% delle azioni di Gucci, questo gruppo entra a far parte di quello che è il settore comunque del lusso, perché dobbiamo dire che appunto Kering per quanto riguarda la distinzione tra soggetto economico e soggetto giuridico, qui rappresenta il soggetto economico e quindi dirige in un certo senso il gruppo. Invece gli altri marchi che quest'ultimo possiede, quindi Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, eccetera, sono comunque rappresentano i soggetti giuridici. Per quanto riguarda l'obiettivo di Kering, Kering ha come obiettivo principale quello di diventare il colosso del lusso, il gruppo del lusso più potente al mondo e più influente al mondo in termini di performance economica, di sostenibilità e di impatto ambientale. Infatti dobbiamo tener conto di quella che è stata la strategia adottata dal gruppo, che è praticamente una strategia a tre pilastri che il gruppo si prefissa di raggiungere entro il 2025. Praticamente questi tre pilastri sono Care, Collaborate e Create. Care, che praticamente il primo pilastro ha a che fare su quello che è l'impatto ambientale, perché Kering vuole in un certo senso ridurre quello che è il conto ambientale del 40% e ridurre le emissioni di anidride carbonica del 50% per salvaguardare proprio quello che è appunto il territorio. Sì, esatto. Esatto. Invece per quanto riguarda il secondo pilastro, Kering presta particolare attenzione a quello che è il rapporto con gli stakeholders, quindi con i fornitori, perché crede che maggiore attenzione a quelli che sono l'anima poi alla fine del gruppo, quindi possono essere magari dipendenti, fornitori, possa mantenere alti gli standard qualitativi dell'intero operato, dell'intero gruppo. Invece il terzo pilastro consiste nel mantenere delle tecniche innovative e nel condividere quella serie di conoscenze in modo da avere sempre delle soluzioni avvincenti e alternativi da poter presentare. Sostenibilità, qualità e innovazione. Esatto, esatto. Sì, allora praticamente l'ultima delle strategie attuate da Kering e in particolar modo da Gregory Boutet, che sarebbe praticamente il direttore per quanto riguarda l'ambito digitale, è quella di appunto prestare particolare attenzione all'e-commerce e quindi alla vendita online. A mio avviso appunto è impensabile nel 2021, comunque soprattutto dopo quello che dopo la crisi pandemica inflitta appunto dal Covid-19, è impensabile non dare magari particolare attenzione a quello che è il digitale, quindi la vendita online. Infatti vediamo che in una ricerca è stato riportato come entro il 2025 si presuppone che il fatturato, il 25% del fatturato del gruppo dipendi proprio da quella che è la vendita online, e quindi da qui nasce la strategia appunto digitale attuata dal gruppo. Grazie. Tallarico Antonella discute un elaborato finale dal titolo Il populismo nelle democrazie contemporanee. Professoressa Valeria Tarditi e la sua tutor, a lei la parola. Prego. Buongiorno a tutti. Allora, il tema che ho approfondito negli ultimi mesi per quanto riguarda la mia prova finale è il tema del populismo e della sua presenza nelle democrazie contemporanee. Mi sono interessata di questo tema perché di populismo se ne parla tanto anche nei media, però come afferma la letteratura scientifica è sì un fenomeno antico, ma ancora un fenomeno scivoloso, un fenomeno che non riusciamo bene a definire nonostante l'altissima letteratura.
Allo stesso tempo, però, il fatto che se ne parli tanto è anche dovuto al fatto che negli ultimi decenni sono nati molti partiti populisti e alcuni di loro sono persino giunti al governo. Non si respira. Mentre in una prima fase erano considerati delle forze periferiche o forze di protesta. Ma prima di poter discutere del fenomeno nelle democrazie contemporanee, vediamo innanzitutto che cos'è il populismo. Questa è una domanda molto difficile a cui poter rispondere, perché è un concetto che ha confini piuttosto mal definiti e allo stesso tempo ha una letteratura di riferimento molto ampia. Questo concetto ha sempre faticato ad imporsi in sede scientifica e la difficoltà di circoscriverne il raggio di applicazione ne ha determinato fra politologi, sociologi, filosofi e storici un destino contraddittorio, intervallati da rivisitazioni critiche che inclinavano allo scetticismo. Questo concetto però sembra caratterizzare soprattutto gli ultimi decenni, a partire dalla crisi economica del 2008 e con l'affermazione dei nuovi partiti di protesta o populisti. Come afferma Revelli, questo fenomeno è un termine di moda in Italia. Nei circuiti massmediali, nel dibattito pubblico, negli studi accademici, se ne fa uso con sempre maggiore frequenza. Alcuni lo hanno definito come un'ideologia, altri come uno stile politico, altri come una strategia e altri, come il politologo Marco Tarchi, come una mentalità. I primi tentativi di definirlo scientificamente contenevano un numero abnorme di caratteristiche. Due o tre di queste vennero più attentamente selezionate dagli autori e anche grazie ad un consenso generalizzato. Il primo fattore comune a tutti i populismi ha a che fare innanzitutto con la centralità assorbente, una centralità suprema che in essi fa riferimento al popolo, inteso come una sorta di comunità vivente, una sorta di entità prepolitica e precivile, caratterizzata anche da forti virtù morali. Il secondo fattore ha a che fare con l'idea del tradimento, una sorta di complotto ordinato ai danni degli onesti cittadini, secondo uno stile di pensiero che rifonda il conflitto non solo in termini civili e politici, ma anche etici, come una sorta di contrapposizione morale tra giusti ed empi, onesti e corrotti, noi e loro. Il terzo e ultimo fattore ha a che fare con l'immagine del rovesciamento, ovvero alla restaurazione di una società una società più omogenea, una società caratterizzata anche grazie all'azione di un leader in grado di fare il bene del popolo. Il politologo olandese Cas Mudde ha definito il populismo come un'ideologia sottile che considera la società fondamentalmente separata in due gruppi omogenei e antagonistici, ovvero il popolo versus l'elite corrotta, e che sostiene che la società dovrebbe essere espressione della volontà generale del popolo. Qualche anno prima, invece, un altro studioso americano aveva considerato il populismo più che un'ideologia, un impulso e un linguaggio, o meglio ancora uno stile politico, arrivando però alle stesse conclusioni di Mudde per quanto riguarda la determinazione, e cioè a dividere lo spazio fra i troppo potenti e i troppo poco. O meglio ancora un cleavage tra popolo ed elite, amico e nemico. Alcuni studiosi, più che di populismi al singolare, preferiscono parlare di populismi al plurale. Se ci concentriamo sul caso italiano, possiamo addirittura parlare di un neopopulismo, il quale si presenta non in una, bensì addirittura in tre varianti, tre forme e tre figure caratterizzate da una forte personalizzazione. In base ai nomi dei loro leader potremmo definire queste tre esperienze politiche: berlusconismo, grillismo e renzismo. Come ben sappiamo, Berlusconi vinse le elezioni nel marzo del 94. L'ascesa in campo politico di Berlusconi fu considerata un'assoluta novità, perché comunque Berlusconi era un leader, un imprenditore, il quale non aveva mai fatto politica. Non era mai stato iscritto ad un partito, perciò la sua ascesa in campo era appunto considerata un'assoluta novità, perché comunque proveniva semplicemente dal lavoro che gli era stato insegnato dalla propria famiglia. Come afferma Taghif, con Berlusconi nasce un nuovo populismo, grazie anche ad un mezzo importante che è appunto la televisione, proprio per parlare ad un pubblico più indeterminato, ad un pubblico più vasto, appunto al popolo. Quindi con Berlusconi nasce il telepopulismo.
A differenza del telepopulismo, il Movimento 5 Stelle si rivela come dire, esplosivo in un periodo di crisi della politica italiana. Quindi con il declino della televisione e con la nascita del web, il partito di Grillino si afferma, può diciamo, affermarsi sul popolo del web. Marco Revelli dedica alcune pagine del settimo capitolo al populismo dall'alto di Matteo Renzi. Questo fenomeno sembra caratterizzare, come dire, un, o meglio, come dire, il, scusate, l'ascesa, il salto nella politica nazionale dell'ex primo cittadino di Firenze, ha come dire, usato un nuovo tipo di approccio, insomma, di populismo, cioè utilizzando un populismo ibrido che comunque cerca di lasciare intatto il sistema. E quindi dal governo Letta si passò al governo Renzi e prendendo spunto, diciamo, un po' dal telepopulismo berlusconiano, esempio andando davanti alle telecamere, usando capi d'abbigliamento in maniera particolare dell'immaginario televisivo, e un po' dal neopopulismo anticasta grillino. Concludendo, vorrei dire anche a parer mio che questi governi populisti si sono trovati spesse volte ad affrontare situazioni di crisi anche meglio, diciamo, degli altri partiti tradizionali. Però in una situazione attuale ci troviamo, questi governi populisti, secondo alcuni studiosi, si trovano di fronte a un bivio, di fronte a due possibili strade. Da una parte c'è chi dice che questi governi populisti si rafforzeranno grazie proprio al modo di saper gestire la pandemia, mentre dall'altro lato alcuni studiosi ritengono che questi governi populisti, a causa, diciamo, delle loro esperienze antiscientifiche, invece in questo caso si indeboliranno. Però al momento, in una situazione di crisi pandemica ancora attuale, non riusciamo a definire quali delle due possibili strade possano verificarsi, insomma, potrebbero essere veritiere. Grazie per l'attenzione. Grazie. Tedesco Michela. Eccola. Michela Tedesco discute un elaborato finale dal titolo Democrazia senza demos, la distanza tra cittadini e politica istituzionale. Docente Buongiorno. Tutor e la professoressa Valeria Tarditi, a lei la parola. Buongiorno a tutti. Prima di, diciamo, ho scelto come ultimo tema per il mio lavoro appunto la distanza verificatasi ormai tra cittadini e politica e come questo cambiamento ha preso vita negli anni. Prima di entrare nello specifico del mio discorso vorrei focalizzare l'attenzione su quello che è il concetto di democrazia, in quanto è un concetto, diciamo, preso in considerazione da diversi studiosi, ma ci soffermiamo sulle definizioni appunto date da Schumpeter e Dahl. Se partiamo dal presupposto della definizione di Schumpeter, indichiamo il regime politico come uno strumento istituzionale, appunto, che diciamo, si basa sulla capacità di detenere il potere avvalendosi di quello che è il giusto buonsenso del voto da parte dei singoli cittadini che appunto mirano ed hanno comunque la legittima capacità di eleggere chi deve detenere questo potere, ma non vi possono direttamente accedervi. Mentre per quanto riguarda la definizione di Dahl, vede il regime politico come un regime basato sulla buona capacità il buon andamento del governo nel rispondere ai singoli cittadini che sono appunto diciamo reputati politicamente uguali. In un quadro generico possiamo definire la democrazia come potere dal popolo, del popolo e per il popolo.
ho tenuto ad approfondire quello che è stato il mio lavoro attraverso quello che sono stati gli studi portati avanti da Peter Mayer. Mayer appunto si basa su quello che è stato lo sviluppo allarmante delle elite politiche, appunto, che si sono chiuse sempre di più in se stesse, portandole appunto a rimodellarsi come modelli partecipativi all'interno delle istituzioni, cadendo appunto in quello che è il concetto del disimpegno da parte della cittadinanza verso la politica e sfociando appunto nel concetto di totale sfiducia. Parto col dire che diciamo questo disimpegno è dato sia dal disimpegno della, da parte della politica attiva, ma anche da un indietreggiamento da parte dei leader politici. E parto col dire che il XX secolo è sempre stato rappresentato come il secolo delle masse, perché proprio qui nascono appunto i partiti di massa. L'era politica dell'epoca era un'era politica abbastanza chiusa, con una base elettorale poco ampia, ma con l'avvento dei partiti di massa, diciamo, si modifica proprio il punto di come fare politica. E qui vediamo appunto che i partiti di massa hanno una visione più ampia sia per quanto riguarda la loro base elettorale, ma anche per quanto riguarda la propria ideologia e la propria determinazione nel poter, diciamo, arrivare comunque ad avere un appoggio elettorale. Ma soprattutto vi vede qui una partecipazione di quelle che erano le organizzazioni come di tipo sindacati o anche chiese, centri sociali. Possiamo definire la democrazia dell'epoca come una democrazia basata appunto, detta democrazia partitica, basata appunto sull'uso dei partiti, in quanti ve ne erano tanti e diversi fra di loro, sia per ideologie ma anche per programmazioni, ma con un unico obiettivo, quello di formare appunto il proprio governo. A metà degli anni 60 possiamo osservare come questa età d'oro dei partiti inizia a sgretolarsi e lasciare il posto appunto a nuovi soggetti, i cosiddetti partiti pigliatori. Tutto, in quanto sono partiti con una visione, diciamo, ancora più ampia se partiamo da un discorso pubblico, però sono focalizzati su un immediato consenso elettorale attraverso modi e approcci alquanto più competitivi e più aggressivi. Tutti questi cambiamenti a livello partitico ha portato comunque a questa fase pian piano di distacco da quella che era la visione politica da parte del cittadino. Se ci vogliamo focalizzare su questo settore, su questo fattore, appunto, possiamo che un primo campanello d'allarme è stato dato appunto dal fatto che ci sia stato il passaggio da partito pigliatutto a partito cartello. Quindi questo passaggio ha segnato proprio, sottolinea qui anche Mayer, il fatto che da attori sociali, i quali erano i partiti, sono passati ad essere attori statali, proprio perché hanno sradicato la loro visione dal punto di vista della società sociale, porgendola appunto in quelli che erano i ruoli di Stato e appunto di governo. A metà degli anni, negli ultimi 30 anni possiamo constatare che questi cambiamenti sono avvenuti in modo veloce, in modo più intensificato, in modo anche diverso per quanto riguarda l'approccio nei diversi paesi. Infatti vediamo che è diverso anche il modo di reagire a questi cambiamenti, proprio perché innanzitutto non si voleva staccare la visione da quello che era il partito di massa, quindi la sua ideologia, ma anche perché comunque non vi era un modello unico da seguire, che era comunque congruente con quella che era la realtà dell'epoca. Giungiamo quindi a quello che è stato sempre il pensiero di Mayer, nonché che i partiti si sono sempre diretti verso di più una cartellizzazione, quindi verso ad essere agenzie pubbliche finalizzate a quelle che erano le risorse pubbliche, proprio perché per la loro sopravvivenza erano caratterizzate appunto, si servivano appunto di quelle che erano le risorse statali. Quindi è lo stesso Mayer che sottolinea come ci sia appunto questa carenza di legittimità nei loro riguardi. A questo punto, da una conclusione panoramica che abbiamo dato fino ad ora, possiamo dedurre che i ruoli, più che altro, i partiti non sono cambiati solo ed esclusivamente a livello strutturale e organizzativo, ma possiamo constatare come siano cambiati i veri ruoli dei partiti, in quanto da un ruolo rappresentativo e governativo si è passato solo ed esclusivamente a un ruolo governativo.
Quindi a questo punto possiamo aggiungere quello che è stato l'intreteggiamento da parte dell'elite. L'elite infatti hanno intreteggiato verso una realtà appunto fatta di pubblici uffici, mentre i cittadini si indirizzavano verso una realtà privatistica e individualistica, con una netta differenza, le quali che nell'elite hanno intreteggiato lasciando dietro comunque i cittadini in una situazione di confusione, né tantomeno i cittadini hanno intreteggiato lasciando comunque dietro politici imponenti. Questo diciamo è un fattore che riguarda entrambi, ma soprattutto possiamo sottolineare che l'elite hanno intreteggiato quasi come una situazione di difesa, quindi diciamo per quanto riguarda appunto l'incertezza del mercato globale, mentre i cittadini hanno intreteggiato proprio perché vedevano i partiti, ma come la stessa politica, un qualcosa che restava solo ed esclusivamente in mano a coloro che ne facevano parte. Ed è qui che Meyer sottolinea quello che appunto è il vuoto, nel senso che c'è questa visione di distacco appunto tra questi due mondi, un mondo per i cittadini e un mondo per i politici e i partiti, e quindi da arrivare quelle che erano appunto le loro azioni che avvenivano in modo progressivo si riducono comunque notevolmente. In questi Ok, mi avvio alle conclusioni. Oggi ovviamente i cittadini si ritrovano in una situazione dove devono fare i conti con quella che è un'assenza di programmi, di esperienze specifiche, ma soprattutto diciamo un'assenza a livello di quella che era l'ideologia partitica, e quindi il senso del gruppo manca ad oggi, ma non viene vista più come una figura di distacco, ma più che altro come una figura di stanchezza verso appunto determinati partiti o determinati leader politici. Io credo fortemente che per poter avere una buona e vera partecipazione bisogna incrementare quelli che sono gli strumenti partecipativi, quindi attraverso quelli che sono i temi, diciamo tavoli tematici oppure piani strutturali o piani ambientali, in modo che il cittadino si senta coinvolto in todo nella visione politica, visto che comunque siamo nel 2021, si possono diciamo incrementare anche a livello dei media l'uso di internet, quindi creare appunto dei blog, dei link che permettono al cittadino di accedere e dare un libero consenso se partecipare o confermare appunto alla loro partecipazione, decidere se poter partecipare, e soprattutto diciamola tutta: se si ha una buona partecipazione, perché comunque buono sarà anche il lavoro dal punto di vista politico-amministrativo, in modo da dare un'efficienza di risposte a quelle che sono le domande dei cittadini, ma soprattutto riconoscere appunto quelli che sono i diritti sociali della nostra Costituzione. Grazie per l'attenzione. Grazie Michela. Allora chiudiamo, ci ritiriamo un attimo e procediamo alla proclamazione.
Eccoci, adesso ci dovete essere tutti e sei. Procediamo alla proclamazione dell'ultimo gruppo e quindi alla chiusura della seduta di laurea nel corso di studi in scienze dell'amministrazione. Partiamo da Fausto Gullo. La commissione ha valutato positivamente il suo curriculum e la sua prova finale e pertanto, in virtù dei poteri conferitivi nella legge, la proclamo dottore in scienze dell'amministrazione con la votazione di 88 su 110. Flavio Mauro, la commissione ha valutato positivamente il suo curriculum, la sua prova finale, e pertanto, in virtù dei poteri conferitivi dalla legge, la proclamo dottore in scienze dell'amministrazione con la votazione di 109 su 110. Auguri, complimenti. Rizzo Silvio, anche per lei la commissione ha valutato positivamente il suo curriculum, la sua prova finale, e pertanto, in virtù dei poteri conferitivi nella legge, la proclamo dottore in scienze dell'amministrazione con la votazione di 106 su 110. Sinopoli Vittoria, anche nel suo caso la commissione ha valutato molto positivamente il suo curriculum e la sua prova finale, e pertanto, in virtù dei poteri conferitivi nella legge, la proclamo dottoressa in scienze dell'amministrazione con la votazione di 110 su 110. Auguri, complimenti. Tallerico Antonella, la commissione ha valutato positivamente il suo curriculum e la sua prova finale e pertanto, in virtù dei poteri conferitivi dalla legge, la proclamo dottoressa in scienze dell'amministrazione con la votazione di 91 su 110. Infine, Michela Tedesco, la commissione ha valutato la sua prova finale, il suo curriculum positivamente e pertanto, in virtù dei poteri conferitivi dalla legge, la proclamo dottoressa in scienze dell'amministrazione con la votazione di 92 su 110. Ovviamente anche per voi e per le vostre famiglie i nostri migliori auguri, congratulazioni. Vi invitiamo a proseguire perché ormai al di là di tutto c'è bisogno completare il ciclo e inserirsi valorizzando quello che avete imparato, appreso e il tempo speso, diciamo, in un ciclo completo. Quindi buoni festeggiamenti, auguri da parte nostra e speriamo di rivedervi presto. Auguroni a tutti e alle famiglie. Arrivederci.